Grazie a tutti, anch'io ringrazio la faculty, ma prima ancora il professor Gianluca Baiocchi, voglio sapere, vuoi dire qualche parola introduttiva? Grazie Alberto. Io quando vedo i programmi di questi workshop sono sempre veramente stupito da quanto sono ricchi, perché riusciamo sempre a mettere attorno ad un tavolo virtuale i nomi di amici, ma che sono davvero grandissimi esperti dell'argomento. E quindi è un piacere avervi qui tutti. Vi ringrazio davvero. È un periodo busy per tutti e questi workshop veramente si susseguono l'un l'altro, la facilità di organizzazione ha per contro la difficoltà del fatto di seguirli. E oggi davvero sono molto curioso di sentire le vostre opinioni su questi temi caldi e sono molto contento ci sia tu Alberto, perché da grande esperto ma anche da grande e moderato moderatore saprai condurre perfettamente. Quindi buon lavoro e grazie, grazie molte. Comincio facendo, oltre ai ringraziamenti, i complimenti per quattro topics veramente azzeccati, secondo me, di estremo interesse. Abbiamo quattro speaker e quattro shooter di altrettanto interesse da ascoltare subito. Non perdiamo altro tempo. Invito il primo speaker, carissimo amico Maurizio De Giuli, che ci parlerà di 2 versus T3 in emicolectomia destra, come e quando. Maurizio, a te. Oh, grazie mille, grazie a Gianluca, grazie a te per la parola. Sono un po' preoccupato perché i 10-12 minuti sono già diventati 10 minuti scarsi e quindi io ho una parte introduttiva sull'indicazione, sul razionale HME e in questa parte quindi andrò un pochino veloce perché HME deriva dal successo, direi strepitoso, di TME, la quale da quando è diventata standardizzata e diffusa estesamente tra i centri di riferimento della chirurgia colorettale, ha dimostrato, come descritto nei lavori dei primi anni 2000, vedete, una riduzione assolutamente significativa della recidiva locale ed un aumento altrettanto significativo della sopravvivenza. Questo è uno studio olandese, ma gli stessi risultati sono descritti e riportati da uno studio un po' più ampio norvegese, da un audit, dove di nuovo 50% di riduzione di recidiva, aumento significativo della sopravvivenza. E pertanto a fine degli anni 2000 Hoenberger descrive l'HME, che vi ricordo non è solo la linfadenectomia estesa, ma comporta anche legatura centrale, sicuramente per la linfadenectomia estesa, ma anche la rimozione integrale dei foglietti anteriori e posteriori, che dovrebbero essere senza lesioni, ed una sufficiente lunghezza dell'intestino per togliere in maniera corretta i linfonodi pericolici. A sinistra vedete un esempio di D2 o della chirurgia convenzionale, che noi consideriamo oncologica, fino a CME, e cioè con l'asportazione dei linfonodi pericolici e intermedi, e a destra vedete in rosa la D3 o CME, dove c'è anche questo pezzettino in più di meso che ricopre la vena mesenterica superiore, e con l'asportazione di questi linfonodi che vedete colorati in giallo, che sono gli linfonodi apicali, centrali o main nodes, come trovate descritti nei vari modi. Questo è un esempio di CME per i tumori del distretto destro propriamente detto, dove c'è necessità di legare solamente il ramo destro della colica media, oltre ovviamente alla colica eventualmente presente a destra e all'ileocolica all'origine, scoprendo i vasi mesenterici superiori. In caso di tumore della flessura epatica, invece, leghiamo completamente all'origine i vasi colici medi. È un intervento difficile, difficilmente riproducibile nella stessa maniera, sicuramente più lungo. Ed è abbastanza difficile che divenga in brevissimo tempo una procedura standard proprio per questi motivi, e soprattutto anche perché nel distretto destro, a differenza di sinistra, esiste una variabilità della situazione anatomica vascolare che ovviamente non mi soffermo a descrivere, ma che è descritta in tantissimi lavori e che coinvolge tutti i rami arteriosi e venosi di questo distretto. Perché fare TME? Per ridurre la recidiva locale, esattamente come la TME, ed esattamente come TME per aumentare la sopravvivenza.
Il razionale soprattutto, ci sono tanti studi che dimostrano che più linfonodi togliamo, più c'è sopravvivenza. Questi sono linfonodi sia positivi che negativi, il lavoro del SER, 80.000 pazienti. In tutti gli stadi c'è un aumento di sopravvivenza man mano che togliamo più linfonodi, ma incredibilmente anche se togliamo più linfonodi negativi aumenta la sopravvivenza. Questo è un piccolo report cinese, ma di nuovo, lavoro del SER, 20.000 pazienti, vedete che nello stadio 3B e 3C c'è un aumento significativo della sopravvivenza se togliamo più linfonodi. E poi perché se togliamo i linfonodi centrali possiamo togliere quella piccola, seppur piccola, percentuale di linfonodi che sono metastatici e che sono skip lesion, cioè ci sono metastasi solo negli apicali senza che ci siano negli N1 e negli N2. E, ovviamente è sicuro che togliamo più linfonodi con la CME, questo è dimostrato già dall'inizio, già da Weinberger in avanti. Ed è sicuro che togliamo gli apicali, ovviamente, e che negli apicali, appunto, c'è fino al 10% di skip lesion, e quindi questo razionale poi è espresso dalla chirurgia. È anche vero che però nella letteratura c'è una dimostrazione di una teoria e la dimostrazione opposta, e molti dicono che non c'è assolutamente nessuna evidenza che più linfonodi togliamo, più c'è sopravvivenza. Ci sono lavori che dicono che se facciamo la legatura alta, per esempio, sapete tutti, non c'è differenza nei linfonodi metastatici in più che si trova rispetto alla legatura bassa, e soprattutto che se troviamo dei linfonodi positivi negli apicali, non è che se li togliamo i pazienti vivono di più, perché, come vedete qua riportato in questo lavoro, le metastasi nei linfonodi apicali rappresentano un fattore prognostico indipendente di sopravvivenza, e quindi facciamo semplicemente un atto diagnostico praticamente. Abbiamo fatto noi, prima di progettare lo studio randomizzato, una review della letteratura, review sistematica, difficile perché ci sono solo case series dove le popolazioni non sono assolutamente omogenee per quanto riguarda gli outcome che volevamo trovare, cioè la sicurezza, la qualità e i risultati oncologici. E poi perché molti di essi includono anche stadi molto precoci che quindi incidono poi sull'analisi della sopravvivenza. In ogni caso, globalmente, questa review dimostra che i risultati a breve termine sono sovrapponibili alla chirurgia tradizionale e che c'è un guadagno, sicuramente c'è un guadagno di sopravvivenza che poi è variabile a seconda degli lavori che consideriamo. Quindi è una procedura sicuramente promettente, ma manca l'evidenza. Questo non è tanto vero perché l'evidenza inizia ad arrivare. Ci sono i primi risultati della RELARC trial, che è un grosso randomizzato cinese che ha arruolato più di 1.000 pazienti e ne ha analizzati quasi 1.000. Il lavoro ha dimostrato la fattibilità e la sicurezza, a parte un piccolo warning sulla complicanza vascolare intraoperatoria, che vedete essere del 3% verso l'1%. Sono numeri molto piccoli. 15 pazienti verso 6 pazienti nei due gruppi di 500 pazienti, ma che è significativa in questa analisi. E anche loro dimostrano che c'è un aumento della raccolta linfonodale. E l'altro grosso trial multicentrico è stato bloccato, quello ucraino, mentre il gruppo del professor Agrusa ha pubblicato lo scorso agosto su Annals of Surgery i risultati del loro monocentrico, dimostrando anch'essi la fattibilità e la sicurezza ed un aumento della raccolta linfonodale. Noi abbiamo adesso in corso, Gianandrea è uno dei partecipanti, uno studio nazionale sulla CME, soprattutto che ha come questi tre outcome secondari. Il primo ovviamente è la disease free survival, nei secondari è importante l'analisi, vedete il punto 2, la qualità della CME. E soprattutto ogni paziente che viene arruolato viene poi fotografato il pezzo per dimostrare se sia una CME perfetta come nella Benz Type 0 o invece incompleta come man mano rappresentato nei tipi 1, 2 e 3. Diciamo che siamo abbastanza a buon punto, abbiamo bisogno di 400 pazienti, ne abbiamo arruolati 252 ad aprile del 2022, quindi siamo in corso di analisi della interim analysis per vedere se appunto almeno i primi obiettivi sono stati raggiunti.
Vi faccio vedere brevissimamente, se ho ancora qualche minuto di tempo, un esempio di CME per farvi vedere appunto il ruolo del verde, che è ovviamente è investigazionale in questa fase. È anche difficile, questa è la posizione dei troca, è anche difficile progettare uno studio sul verde nella CME. Noi ultimamente adottiamo un'iniezione del verde per il lesionare durante l'intervento, facciamo pochissimo verde, quindi delle quattro iniezioni al massimo 0,5 cc di quella soluzione di una fiala portata a 10. Questo è, vedete come il controllo del verde all'inizio dimostra che tutta la parte linfonodale viene asportata, la legatura dei vasi ileocolici, prima la vena, poi l'arteria. Una cosa che dico sempre è che non inseguiamo il verde nella linfadenectomia, ma abbiamo uno schema di come deve essere fatta la linfadenectomia, e il verde deve farci controllare che nella linfadenectomia ideale che dobbiamo fare non ci siamo dimenticati dei linfonodi. Quindi non usciamo dal campo che conosciamo, che dobbiamo conoscere prima ancora di utilizzare il verde. Questo è valido sia nell'over GI, ma è che anche nell'upper GI, ovviamente. Almeno questo è quello che penso io. Continua la scopertura della faccia anteriore mediale destra della vena mesenterica, per la ricerca dell'origine dei vasi arteria e vena colica media. Vedete qua che il verde ci fa vedere come dobbiamo spostarci più a sinistra nella dissezione. Questo ci aiuterà, come vedete, a trovare l'origine dell'arteria, che è qua, e ancora a proseguire ancora ulteriormente verso il basso. Questo linfonodo probabilmente l'avremmo dimenticato, che poi è il risultato positivo. Andiamo alla biforcazione per legare solo il ramo di destra della colica media. Ancora un paio di minuti, poi ovviamente non mi soffermo poi sulla dissezione del colon e sull'anastomosi. Vedete qua l'origine della vena gastro, della vena del tronco di Henle. Qui l'origine del ramo principale della vena colica media. Anche se non leghiamo il ramo, vedete che abbiamo fatto la linfadenectomia all'origine dei vasi. Quindi la linfadenectomia completa e legatura solo dei rami. Purtroppo non riesco a mettere velocità doppia. Col ramo destro della arteria colica media, sotto c'è la vena, sotto c'è il ramo destro della vena. Poi proseguiamo, scopriamo il tronco di Henle, e quando troviamo del tessuto linfonodale, anche se non è un tumore della fessura, io faccio la linfadenectomia dell'origine dell'arteria gastroepiploica e la legatura della vena gastroepiploica di destra all'origine del tronco di Henle. Vedete qua, questa è la gastroepiploica di destra che verrà legata, mentre invece l'arteria viene conservata. Non c'è una grande differenza, devo dire, sulla vascolarizzazione, però ci obbligherebbe la legatura della gastroepiploica, magari ci porta a fare ad avere delle complicanze più di stasi postoperatoria dello stomaco. Vabbè, insomma, legatura di questa vena, linfadenectomia dell'arteria. Se devo finire, ditemelo. Ma intanto, adesso ho fatto questo, credo che... Sì, secondo me un minuto. Ecco, l'origine dell'arteria gastroepiploica, che invece sulla quale facciamo la linfadenectomia senza fare la legatura. Mentre invece nei tumori della flessura, legatura anche di qua, anche di questo ramo.
E qua è un po' la fine. Ecco, poi niente, si attacca poi il mesocolon trasverso. Cioè. Io direi che possiamo finire qua. Grazie mille. No, grazie a te Maurizio, bellissimo video e hai centrato il punto facendo vedere anche la letteratura di riferimento. Io, prima di qualunque altro intervento, do ovviamente la parola al dottor Gianandrea Baldazzi per il suo commento. Gianandrea. Grazie Alberto, grazie Gianluca per l'invito. Davvero una sessione molto interessante e complimenti a Maurizio che, con la quale, come ha detto lui, insomma ci sentiamo perché io sto seguendo, faccio parte dei centri che partecipa al suo studio. Ma qui veramente sarebbe da dire, non sarò breve, perché l'argomento è un argomento, a mio avviso, molto interessante. Io personalmente sono davvero diversi anni che, insomma, ci ho un po' messo la testa e il cuore, perché mi sembra certamente un argomento di grande interesse. Il razionale da cui è partito Maurizio, quindi proprio con il concetto del risparmio, del rispetto delle fasce, è un concetto secondo me molto interessante, molto importante. La cosa un po' particolare, secondo me, parlando di CME, è che forse c'è anche un po' di confusione dietro questo acronimo, e a me verrebbe quasi da dire che se prendiamo 10 chirurghi difficilmente vedremo 10 CME uguali, perché tutti noi abbiamo un modo di fare questo intervento un po' diverso, con dei reperi diversi, partendo da punti diversi, chi si allarga più da una parte, chi si allarga più dall'altra. Voi sapete molto bene che i cinesi considerano la D3, la linfadenectomia, a destra dell'arteria, quindi qualcosa di estremamente più esteso di quello che noi abitualmente facciamo. Detto questo, io, non perché ci partecipo o perché qui Maurizio, ma credo che lo studio che sta conducendo Maurizio sia, e spero che lo diventi, veramente una pietra miliare, perché qui ho fatto vedere un piccolo excursus di quello che c'è in letteratura. Quello del collega Grugia di Palermo, in realtà conclude, bisogna studiarci. E una roba che secondo me è fondamentale, non possiamo ancora andare in giro a dire il numero di linfonodi per dire che un intervento è meglio di un altro, che oncologicamente è fatto meglio piuttosto di un altro, perché sapete tutti molto bene che io posso portare via 87 linfonodi, ma possono essere 87 linfonodi lungo il margine del colon, che poi statisticamente più allargo l'area, più ovviamente porto linfonodi, ci può stare, ma non è quello il punto. Il RELARC, sì, arriveremo ad avere dei risultati, numeri importanti, perché ovviamente quando ci si mettono gli orientali a numeri non sono secondi a nessuno. In questo momento, avendo chiuso da poco l'arruolamento, non ci sono ancora risultati oncologici, ma solo funzionali e di complicanze intra-post operatorie. Benz ha fatto una roba, un'altra cosa molto bella. Benz è quello che ha fatto con lo studio che ha citato Maurizio sulla immagine della linfedonia. E questo è molto più convincente, secondo me. Vedete adesso proprio le immagini che ci sono. Quella linea, se non sbaglio, la più distale vicino ai ferri, quello è che fa la differenza tra una linfadenectomia che io chiamerei D3 rispetto a un'altra, perché quelli sono colica media. Verde la linea, adesso scusa, non è che sono dal tono. No, quella gialla è la colica media, è l'origine della colica media. Quindi. Ecco, ok, ma comunque quel grassetto vicino ai clamer è quello che dà la differenza di linfedenectomia, perché è quella sopra i vasi mesenterici. Quindi io credo che sia un intervento, anche qui non mi voglio dilungare perché gli altri panelisti sono tutti grandi esperti, quindi probabilmente piacevole lasciare la parola anche a loro. Io credo che sia veramente un qualcosa di molto importante riflettere sul tipo di intervento da fare. Ricordando tre concetti, che non è soltanto la linfadenectomia, ma è anche il risparmio della fascia, perché una cosa secondo me molto carina
del lavoro di Hoenberg sono quelle gocce di tumore che ci sono nel suo lavoro nel meso del colon ascendente, quindi extranodali. Quindi quello secondo me è il rispetto delle fasce, così come il concetto di Hild. Il rispetto delle fasce è secondo me un concetto molto importante. Detto questo, io credo che al momento sia ancora corretto le indicazioni della società giapponese di chirurgia colorettale del 2019, dove ha detto molto chiaramente quando è indicato fare una D3, quando non è indicato fare una D3 e quindi quando è sufficiente fare una D2. Quindi credo che sia importante la posizione del tumore, perché ormai è dimostrato che un tumore del ceco ha una diffusione linfatica e metastatica diversa da un tumore della fessura, e anche Maurizio l'ha detto molto chiaramente prima. Quindi, secondo me, la bellezza, e perdonate la parentesi, la complessità di far parte del lavoro, di essere uno dei centri arruolanti di questo lavoro di Maurizio, e poi il fatto che non è semplicemente il numero di linfonodi, ma è fotografia del pezzo, distanza del margine della legatura vascolare dal viscere, area asportata, sono tutti dati, secondo me, che fanno la differenza per capire se è stato fatto un tipo di intervento rispetto a un altro. Questo secondo me è fondamentale. Ed è veramente, io credo, fondamentale fare una linfarettomia estesa nei soggetti, soprattutto giovani, laddove ci siano già una positività linfonodale all'attacco, e questo secondo me avrebbe da dire sarebbe obbligatorio fare adesso questo tipo di intervento, che poi volendo è un intervento di linfadenectomia che come dovrà essere fatta per tumore, perché se nella presa e nello stomaco si arriva alla radice dei vasi portando via tutto, non si capisce perché il colon non si deve fare. Certo, la difficoltà tecnica, non bisogna spacciarla per un intervento banale, è proprio per la variabilità anatomica dell'inserzione del mesocolon trasverso sulla testa del pancreas, con tutta una variabilità vascolare importante, e questo rende questo intervento difficile, soprattutto in mani non particolarmente esperte. Un'altra cosa, secondo me, molto interessante, Benz ha appena pubblicato un altro lavoro con, mi mando un po' quella che è la visione sicura della colecistectomia, immaginando queste, non so se avete visto, queste quattro pagine di un libro tridimensionale, dove uno è il piano retroperitoneale, uno è il piano dei vasi iliocolici, uno il piano dei vasi del mesentero, uno è il piano gastrico. Perché anche questo è un concetto interessante per fare per piani sicurezza le varie levature vascolari, i vari step vascolari. E certo che la dissezione del tronco di L non avevamo mai visto così bene se non facendo la BCP, adesso è un landmark fondamentale per fare questo tipo di interventi, tutti andiamo a cercarle, quindi finalmente vediamo questa simpatica venula di un centimetro e mezzo, perché di questo stiamo parlando, nascosta nel grasso peripancreatico, che era di difficile reperimento. Quindi, e l'ultima cosa, e poi ho finito, è evidente che, Maurizio ha fatto vedere sempre la classificazione linfonodale giapponese dei tumori del colon destro, scusate, dell'apparato linfatico del colon destro, e la differenza tra un numero 214 colica media, un 223 radice a livello della mesenterica superiore, parliamo di un centimetro forse, poi quando addio non c'è la colica destra, non si sa molto bene quali siano le stazioni linfonodali. Quindi secondo me anche la differenza veramente centimetrica da una stazione linfonodale all'altra complica un po' la vita. Però io concluderei dicendo che nel tumore del colon destro, eccolo qua, bravissimo, bravissimo, vedi che il 214 sinistra della arteria colica media, il 223 colica destra, dell'arteria mesenterica superiore,
e il 223 radice della conica media passa meno di un centimetro. 213, che è la radice di ilio cieco conico, ancora meno. Quindi vedete come sia davvero difficile parlare di stazione linfatica in questo caso. Però io concluderei il mio intervento dicendo una cosa, così come dice la società giapponese. Pazienti giovani, quindi con giovani direi sotto i 75 anni, con tumori, soprattutto ascendente, no? Magari cieco, i famosi 214 possono essere, non dovrebbero essere fatti, infatti vedete che non sono colorati di giallo. In questi casi, quindi tumore ascendente, fessura, soggetto sotto i 75 anni, credo T3, T4 sicuramente, con l'N+, credo che sia l'intervento da fare. Poi chiamiamolo infettomia di 3, chiamiamolo legatura centrale, chiamiamoci CME, ma secondo me dovrebbe essere l'intervento da fare. Grazie. Grazie Gianluca. Va bene, diciamo che siamo in linea fra speaker e shooter. C'è qualcuno che vuole commentare diversamente? Qui tutti fanno CME rutinariamente? Alberto, io ho una domanda per Maurizio. Sì. Cioè, ne avevo due e una ha risposto Gianandrea dicendo, volevo chiedere a Maurizio, la fai a tutti? E Gianandrea ha risposto a chi la fa. E allora ne ho una seconda e va bene questa risposta per me perché pare che sia condivisibile. E invece la domanda che ho per Maurizio, e sono piuttosto curioso, è sui gastroepiploici. È un argomento che già anni fa alcuni chirurghi particolarmente bravi, dotati, mi ricordo Giusto Pignata, Cristiano Usher, le vedevamo fare, eravamo un po' perplessi, cioè ci chiedevamo, dicevamo sì, è molto difficile, è strano che le cellule tumorali che vanno verso la porta invece risalgano lungo l'arcata gastroepiploica, questo è un pochino strano, ci aspetteremo che vadano dentro nel fegato, non tornino indietro lungo l'arcata. E poi ogni tanto si operano anche dei quarantenni, e quarantenne potrebbe anche avere un cancro del cardias qualche anno dopo, e lì siamo veramente fritti, o meglio fritto il povero chirurgo che lo opera, magari senza pensare che sono stati legati, senza sapere che sono stati legati i gastroepiploici, perché non va a vedere la descrizione dell'intervento di 20 anni prima. E allora la vera domanda è: qual è la percentuale di linfonodi metastatici dell'arcata gastroepiploica in un clinical round? Nel secondo clinical round di questa permanent school è emerso questo argomento, proprio perché si vedeva benissimo il verde indocianina, era un cancro del trasverso prossimale, direi, sì, flessura, il verde indocianina si vedeva arrivare giù dal mesocolon trasverso, ma poi non tornava indietro, andava giù sotto l'ismo pancreatico. E c'era Paolo Del Rio che ci ha detto stiamo rivedendo i dati, per pubblicare 8% di metastasi in quei linfonodi lì. Ho detto, guarda, se così è, cambia completamente il mio parere, perché io non li toglierei, non legherei quei vasi lì, a meno che tu non mi dica che vanno legati. Tu mi permetti di aggiungere proprio sullo stesso argomento, proprio per impolpare. Io ricordo alla SIC di 3 anni fa, un face-to-face su questo argomento, presente anche un oncologo, che disse appunto chiaramente: quei linfonodi è inutile che li tocchiate, perché per noi, se sono positivi, la malattia è sistemica e quindi non è più togliendo quelle stazioni che voi migliorate la prognosi. Maurizio. Allora, ovviamente sui dati che abbiamo in studio io non ho il permesso di fare analisi. Ce li ha adesso lo statistico, l'epidemiologo che si occupa dell'analisi. Non ti so rispondere a questa domanda. Lo studio secondo me serve anche per rispondere alle domande tue. Come avete visto, sicuramente stiamo parlando di una zona le cui distanze, l'ha detto Gianandrea prima, tra un gruppo e un altro a volte sono di qualche millimetro, non di qualche centimetro. Quei linfonodi lì sono attaccati, avete visto, alla superficie della mesenterica e quindi all'origine dei colici medi, probabilmente di un centimetro in certi pazienti anche meno. E quindi, non lo sappiamo, lo vedremo dopo. E quello che vi posso dire è che
sono state segnalate per la legatura dei vasi gastroepiploici dei rallentamenti dello svuotamento gastrico, cosa che nei nostri pazienti qua del mio ospedale non abbiamo mai notato, però sono stati segnalati dei rallentamenti di svuotamento. Quindi a Gianluca non so rispondere. Posso sì? dare risposta? Dunque, in realtà, quando io dicevo ognuno la fa in maniera diversa, mi riferivo anche un po' a questo, perché in realtà io parto sempre dall'arcata gastroepiploica che risparmio, però faccio la linfadenectomia dell'arcata gastroepiploica perché la utilizzo un po' come freccia, diciamo così, per arrivare alla testa del pancreas e al famoso amico tronco di L. Ma perché un po' mi mando quello che vi ho citato prima, questo lavoro di Benz anatomico che è veramente molto carino, considerando le due pagine del foglietto da una parte del mesogastro e dall'altra del mesocolon, quindi separando proprio i due foglietti mesogastrico e mesocolico per arrivare alla radice di entrambi sulla testa del pancreas. Ecco, io credo che sul foglietto mesogastrico vada portato via tutto il grasso e quindi la parte linfatica, linfograsso, che dopodiché diventa anche omento nella inserzione gastrica del grande omento. E per questo motivo scendo lungo i vasi gastroepiploici proprio per arrivare alla testa del pancreas e separare questi due foglietti, quindi considerando quello che è la radice del grande omento e del linfograsso dei vasi gastroepiploici come parte del foglietto del mesocolon. Quindi separandoli proprio in questa maniera si scende e si vedono molto bene, se si fa dall'alto, ok, si vede molto bene i due foglietti che si separano, e quindi porto sempre via tutto quello che è il comparto linfograsso dei gastroepiploici, che però io non lego facendo comunque la loro asportazione. E personalmente, e se non vado errato nel lavoro originale di Hohenberger, questo era un tempo dell'intervento chirurgico originale. Ad esempio Zhang Gong, che è un chirurgo cinese di Wuhan, che credo che abbia la più grossa esperienza cinese di CME e che io ho visto operare in Cina, che è veramente un chirurgo molto bravo. Ad esempio lui fa sempre la legatura dei gastroepiploici all'origine, a prescindere questa è una questione di filosofia, e quindi poi quando passa ulteriormente sul legamento gastrocolico va a tagliare i 5-6 centimetri terminali dell'arcata e portando via completamente tutto, lasciando la grande curva pilorica completamente nuda. E quindi approfitto della precisazione che ha fatto Gianandrea per chiedervi, perché mi pare che dal video di Maurizio tu hai fatto questo tempo da sotto il mesocolon, mentre invece Gianandrea lo fa da sopra. No, ma poi sei obbligato a farlo da sopra anche. Una volta che vedi il colon e vai sul legamento gastrocolico a destra della resezione colica, ti tocca andare lì sul vaso. Io mi sono trovato qualche volta a farlo per errore da sotto, e quando sono andato da sopra ho detto: oh cazzo, ho legato i gastroepiploici senza volerlo, ma perché andando da sotto non ti rendi conto di quanto siano bassi. Io poi ho fatto la linfadenectomia dell'arteria, che ho conservato la vena, alla fine non serve un tubo perché scarica da altre mille parti lo stomaco. Sì, mi permetto a questo livello però di ricordare quello che dice la società giapponese Core Italia, cui Maurizio ha fatto vedere benissimo l'immagine con linfonodi. Nel cieco non sono previsti i gastroepiploici nella linfadenectomia No, certo, dipende dalla localizzazione. Quindi voglio dire, Gong, che conosco bene come attività, chiaramente per tutto quello che fa, in teoria facendo questo tipo di intervento va contro quelle che sono le linee guida giapponese della linfadenectomia nel cancro del colon destro e cieco. Questo credo vada chiarito, perché insomma vediamo molti più ciechi e destri di flessure epatiche, quindi non vorrei che qualcuno si avventurasse sempre a fare una cosa che non è. 2019 credo che sia l'ultima linea guida società giapponese di cieco rettale, tumore del cieco, i gastri epiploici non vanno toccati, così non andrebbero toccati anche i miei.
Ma prima di cambiare argomento devo farlo io l'avvocato del diavolo per forza, se noi siamo tutti d'accordo, se no diventa poco interessante. Nella meta-analisi che facemmo, gruppo italiano, pubblicata dal giornale Techniques un anno fa esatto, veniva fuori come unico dato discrepante il fatto che il CMS ha un più alto tasso di conversioni. Non calcolammo le complicanze perché erano difficili da quantificare, che è poi forse la ragione per cui non tutti sposano la filosofia. Io mi ricordo che quando, parlo di 2 decenni fa, tentammo i primi destri laparoscopici dopo i sinistri, le prime due convertimmo proprio per lesione sull'engle. L'anatomia lì è meno chiara, inutile negarlo, l'abbiamo detto anche più volte qua. Qual è la vostra esperienza e cosa rispondete? Quindi, a fronte di una ancora non chiarissima evidenza di sopravvivenza, c'è obiettivamente un problema di più alte conversioni che potrebbe sottintendere più alto numero di complicanze. Cosa rispondete a un'obiezione di questo tipo? Allora, io personalmente sono convinto che c'è anche una diapositiva che ho detto, è una chirurgia sicuramente non facile, è una chirurgia abbastanza piena di insidie e che quindi va fatta nei centri di riferimento o comunque da chirurghi che siano esperti di chirurgia mini-invasiva colorettale. Detto questo, però, vi ho fatto vedere che il rischio è quello degli incidenti vascolari. È l'unico rischio che c'è che è stato dimostrato da questo lavoro cinese. E però su questo anche molti dicono, è anche vero che può succedere l'incidente vascolare, ma siccome hai preparato talmente bene i vasi, è anche molto facile per un chirurgo esperto risolvere il problema anche in chirurgia mini-invasiva. Questa è un'obiezione che ho sentito dire in almeno 4-5 congressi. Questa è la mia. Io personalmente credo di aver convertito un paziente, ma non per problemi vascolari, ma per problemi di super obesità. Gli obesi, ad esempio, non sono compresi in questo lavoro. Il BMI sopra i 30 è un criterio di esclusione. Posso fare una piccola osservazione, visto che l'audience è anche di un livello, cioè universitario e specializzandi, eccetera. Secondo me è fondamentale in tutto questo discorso, perché la complessità di questa tecnica è legata sostanzialmente all'aspetto vascolare. E sappiamo che il colon destro ha una variabilità che è veramente incredibile. È fondamentale studiarsi il caso prima, cioè l'attack è quella che ti guida, cioè nel momento in cui hai la complicanza devi sapere perfettamente, chiaramente tra virgolette, dove passa quel vaso. Che un'arteria ileocolica passi davanti o dietro la vena è importante saperlo in anticipo, che ci sia una colica destra che passa, che ci sia o che non ci sia, o che passi anteriormente o posteriormente un altro vaso, è fondamentale sapere com'è organizzato, poi sappiamo quante tipologie di confluenze a livello dell'L possiamo avere. Secondo me è la cosa più importante. Poi faccio una piccolissima battuta a Gianluca e dico, anch'io ho avuto la tua stessa esperienza, mi sono trovato che ho legato i vasi gastrodiploici e non me ne sono accorto, cioè me ne sono accorto dopo, non ho fatto un gran danno, nel senso che era la vena, quindi a questo punto mi conforta il fatto che quasi quasi ho fatto una linfadenectomia veramente completa. Ecco, concludo con questo. Posso rispondere anch'io ad Alberto? Io però farei due riflessioni. Non parliamo di CME, dimentichiamoci un attimo l'acronimo. Parliamo di chirurgia oncologica. Io credo che finché qualcuno non ci dirà che non serve a niente, ok, l'asportazione dei linfonodi in chirurgia oncologica bisogna farla, e su questo credo che siamo tutti d'accordo. Se fino adesso l'asportazione dei linfonodi nel colon destro era stata fatta in maniera non così radicale, probabilmente un'altra piccola verità, perché sempre rimanendo legata a quello che dice la società giapponese colorettale, che sono linee guida, quindi sono discretamente importanti, mi viene da dire. Se noi abbiamo contezza che un colon ascendente, una flessura, ha un drenaggio linfatico alla radice
dell'arteria colica media o a livello dell'arteria mesenterica superiore, qualcuno mi dovrebbe dire perché se io faccio uno stomaco, pulisco l'epatica, pulisco tutto, e se faccio un colon destro non devo fare lo stesso lavoro concettualmente sui vasi di drenaggio del tumore. Quindi io credo che il fatto che sia un intervento che vada fatto perché ha un senso oncologico, secondo me non dovrebbe essere più in discussione, ovviamente non per tutti i malati, non perché diverso, e riparlo di stomaco, è un tumore del carias rispetto a un tumore dell'antro, e lo sappiamo molto bene, diverso è un tumore del colon destro rispetto, scusate, a un tumore del ceco rispetto a un tumore della fessura, ma probabilmente, a parte che in pochi centri molto selezionati dove c'era una alta arte chirurgica, nella maggior parte dei centri credo che siamo tutti concordi a dire che è stato l'emicolectomia destra il primo intervento che ci hanno fatto. Purtroppo noi qua, tranne qualcuno, siamo un po' tutti grandicelli e di chirurgia laparoscopica manco se ne parlava, ma quando noi abbiamo fatto il nostro primo intervento intestinale di chirurgia intestinale è stato un colon destro, perché il colon destro probabilmente non dico, a parte qualche centro magari universitario particolarmente attento, non era un intervento dove la linfadenectomia era stressata. Io credo questo. E dove i piani fasciali probabilmente non erano così rispettati. Oggi come oggi, secondo me, anche senza nasconderci dietro acronimi che forse possono confondere, ma io credo, poi discuteremo sulla legatura del gastroepipolici sì o no, ma credo che tutti quelli che sono i drenaggi linfatici del colon a livello dei vasi principali vadano legati. E concludo su una robetta dicendo che è vero sulla variante anatomica, come ha detto Moretto, tant'è che io sto lavorando su modelli anatomici 3D proprio per avere una ricostruzione vascolare dei pazienti da sottoporre al CME, perché credo che sia un campo molto interessante che andrà sviluppato proprio in un senso di realtà aumentata per questi pazienti, per fare questo tipo di intervento, perché è un intervento probabilmente complesso, e quindi ridiamo forse dignità a una procedura chirurgica che forse avevamo un po' sottovalutata e considerata intervento molto facile, così come adesso abbiamo scoperto ormai da molti anni che anche forse certi tipi di chirurgie vanno fatte in centri dedicati, perché le cose devono essere fatte in una determinata maniera. E credo che forse il colon destro abbia questo tipo di caratteristica. E concludo, visto che siamo una scuola di chirurgia con fluorescenza, che anch'io ho fatto una serie importante di malati col tatuaggio intralesionale del tumore con verde fluorescenza, dove bisogna usarne veramente quantità minimale perché un attimo che diventi tutto verde, e quello che mi ha fermato è il fatto che io lo facevo attraverso un piccolissimo butterfly di cui sfortunatamente è andato fuori produzione, perché adesso ci sono quelli col quale non ci si può più rincappucciare e pungere, ma è un qualcosa secondo me molto interessante, così come con lo stomaco. Adesso sto iniziando a farli marcare dall'endoscopista, ma anche lì bisogna farglielo spiegare molto bene, perché poi andiamo a contrastare col protocollo IRS che non va preparato per fare la colonoscopia, devo preparare, vabbè. Però secondo me questo qua è il colon destro, ringrazio Gianluca che l'ha messo nel programma, è un argomento dove c'è molto da discutere e c'è un grosso mondo sul quale ci confronteremo ancora a lungo. Volevo solo aggiungere ancora un paio di commenti, credo terminali, vista anche l'ora, e volevo dire a Gian Andrea che è vero quello che lui dice, ma io l'ho vissuto in prima persona, ci abbiamo messo 30 anni nello stomaco a dimostrare che bisognava fare la D2, perché guarda che nelle linee guida internazionali la D2 è comparsa da qualche anno solo. Nonostante noi avessimo iniziato dai primi anni 90, dopo essere andati in Giappone, eccetera, a farla. Quindi ovviamente chiunque non faccia l'infermettomia più estesa cerca dei motivi per dimostrare che... lo sappiamo tutti che una procedura che non è utile può essere sempre pericolosa, e quindi c'è questo fatto qua in chirurgia. Detto questo, io sono d'accordo con te che
assolutamente va fatta e speriamo di dimostrarlo. Non sarà facile, non sarà facile dimostrarlo. Però volevo ancora dire questo, che una parte di questa sessione doveva essere dedicata al verde. Io ho fatto vedere qualcosina sul verde, ma volevo sapere dagli altri se hanno esperienze o se hanno degli studi in piedi, perché sarebbe anche interessante approfittare e cercare di disegnare uno studio per capire, cioè per strutturare meglio l'utilizzo del verde nella CME. Perché in questa fase, per quanto mi riguarda, cioè non è ancora ben strutturato, ecco. Io ti rispondo volentieri, Maurizio, se Alberto me ne la facoltà, poi Alberto penso che chiuderà questa sessione. Noi ci tendiamo a farlo proprio sempre, ma proprio perché poi se non lo facciamo ci manca. Usiamo un ago da spinale, easy, quindi non il butterfly, che adesso effettivamente non esce più, e tendiamo a farlo sempre. Quello che cerco di fare è di mandare singolarmente dei linfonodi che non avrei tolto per vedere se vengono positivi. Ve lo faccio più spesso nello stomaco per poter dire sì, mi ha dato qualcosa di più. Non ho risultati eclatanti da riportare e non ce li ho nel colon destro. La cosa comoda è che vedi cos'è linfonodo e cos'è grasso. E mi pare che aiuti proprio tecnicamente mentre lo fai, quello sì. Fare lo studio, ho visto la difficoltà che Carlo Ferrari e il suo gruppo hanno messo nel mettere in piedi lo studio sullo stomaco per capire se serve, però il disegno dello studio dovrebbe essere lo stesso teoricamente, noi non stiamo facendo studi su questo. Io mi taccio, non dico più nulla, io ho smesso di farlo da quando partecipo allo studio di Maurizio, perché non volevo essere influenzato nel fare una linfadenectomia piuttosto che un'altra, visto che qualcosa insomma di randomizzato, costruito così bene, non faccio più in questa fase, quindi da un anno e mezzo, quando è che lo stiamo facendo, non faccio più il verde, ma è un'altra roba che ho in testa che sicuramente ricomincerò. Quindi se vuoi Maurizio ne parliamo e lo standardizziamo bene. Se posso permettermi una nota di tecnica, fatevi dare gli aghi degli endoscopisti, è molto più semplice da fare con quello. Voi prendete un dito di guanto, lo mettete come cappuccio sul trocar, poi infilate nel guanto bucandolo un ago da sollevamento polipo, il più piccolo che c'è, non usate i 23, usate i 18, e fate prima un ponfo di fisiologica, quanto basta per scollare, ma dovete essere certi di fare tutto soltanto nel posto dove vi serve. E con una Joanne, con un Kelly, Maryland, quello che volete, è veramente banale fare i ponfi senza dover tirare su il colon, come ho visto nel video, che dimostra che ne avete fatte per così, però sempre parlando a chi magari sta affrontando questo argomento per la prima volta, trovo che sia, in mancanza di uno strumento dedicato per questo, un buon modo per fare fluorescenza intracorporea, diciamo, intradominale. Io credo che dobbiamo muoverci sugli altri argomenti perché siamo veramente già un po' lunghi, e quindi grazie tantissimo, interessantissimo, abbiamo cominciato con l'argomento hot veramente, ma gli altri non mancano pure di interesse, e quindi darei la parola immediatamente al secondo speaker in sostituzione di Antonino Spinelli, Caterina Poppa, corretto? Che ci parla di linfadenectomia nel colon trasverso e nel cancro della fessura del colon. Sì, arrivo. Sto cercando di condividere la presentazione. Forse bisogna farla host, non so. Avrà come shooter Gianluigi Moretto. È notoriamente cattivissimo, eh? Ah. Non c'è da un tutoraggio. Non penso proprio. Gianandrea è buonissimo, eh? Gianandrea Baldazzi è stato buonissimo. Ma anche perché veramente la pensavo in maniera molto... Ho dovuto fare io l'avvocato del diavolo, poi. La pensavo in modo sintetico, no? Perché si vede, secondo me, io e Maurizio, come ci accaloriamo, è una roba che ci crediamo, ci piace, ci mettiamo testa, anima e cuore, oltre che ogni tanto anche le mani a operare. Dovresti, Caterina, trovare... Devo autorizzare il MEC.
Ok, allora vai in presentazione in System Preferences, schiaccia sulla mela in alto a sinistra. Ok, grazie per l'assistenza. Il secondo è preferenze sistema o System Preferences, non so. Ok, sì. Vai lì e a questo punto trovi Security and Privacy. Ok. Che è l'ultimo del primo. Sì, grazie. E sulla destra trovi Privacy, mi pare. Ok. E tutte le volte lo rifaccio, ma tutte le volte mi torna come era prima. È perché non lo spegni per bene, se no solo. Allora. È così? Privacy, sì. Prova, dovresti trovare lì camera, microphone, quelle cose lì. Screen. Non me lo ricordo più, fatto una vita fa. No. Sì, fotocamera, microfono, ok. E zoom c'è. C'è? Sì, zoom è cliccato. E allora non è quello, dici? Proviamo. Allora, io provo a fare condividi schermo. Condividi. Dovrebbe dirti lui stesso dove devi andare, se ti dà errore. Sicurezza di sistema. Se sì, che è quello che ti ho detto. Sì, però non mi fa cliccare su Zoom. Allora, io farei così, se Gianluca è d'accordo. Invertiamo secondo e terzo argomento. Sì, ok, io intanto lavoro su questa cosa. Intanto lavori su quello con i tecnici in background. Allora, sì. Invito invece Simona Giura Trabocchetta, che rappresenta il gruppo di... Nessuno, si rappresenta da sola veramente, ormai la conosciamo tutti, comunque che fa parte del prestigioso gruppo capitanato da Paolo Bianchi e che ci parla del non dilemma high versus low allegation of AMI in left colon and rectal cancer. E qui ci sta proprio a fagiolo dopo quello che abbiamo appena detto. Esatto, ditemi se riuscite a vedere. Vediamo assolutamente, Simona, a te. Buon pomeriggio, almeno citiamo il professor Bianchi che non è qui con noi, lo salutiamo. Sì, è qui a Madrid. Ecco, lo sappiamo. Allora, anch'io cercherò di essere breve focalizzandomi fondamentalmente su una questione che è ancora aperta e che non so se oggi pomeriggio, non penso, risolveremo, visto che è una questione ormai datata. E cioè l'importanza del livello della legatura della mesenterica inferiore nei pazienti con cancro del retto e con tumore del colon sinistro. È una questione vecchia perché già il professor Miles ne parlò agli inizi del Novecento, e quindi della necessità di legare l'arteria mesenterica inferiore all'origine. Perché si parla di legatura alta e legatura bassa? La legatura alta dell'arteria mesenterica è una legatura che viene seguita a 1-2 cm dall'aorta, dalla sua emergenza dall'aorta, a differenza invece di quella bassa in cui viene preservata l'arteria colica sinistra e viene quindi sezionata l'arteria rettale superiore subito dopo l'emergenza della colica sinistra. Oppure c'è qualcuno anche che definisce la sezione bassa come una sezione a 5 cm dall'aorta. L'importanza di questa, del livello della legatura della mesenterica inferiore è stata discussa negli anni perché ha un impatto su degli outcome del paziente di tipo oncologico, di tipo post-operatorio, prevalentemente sul leakage e di tipo funzionale. Da un punto di vista oncologico, infatti, la legatura alta o bassa fondamentalmente discute della linfadenectomia, perché la legatura alta della mesenterica inferiore correla e di solito prevede la rimozione dei linfonodi apicali, quelli quindi in prossimità dell'arteria mesenterica, dell'origine della mesenterica, e che, come appunto abbiamo da poco discusso del colon destro, anche se in realtà però per il tumore del retto del colon sinistro bisogna fare un discorso diverso, perché non è proprio non ha esattamente proprio lo stesso impatto oncologico. Tendenzialmente però i linfonodi apicali potrebbero essere correlati ad una positivi potrebbero essere correlati ad un peggioramento della prognosi del paziente,
Ci sono però i sostenitori della legatura bassa che sostengono che effettivamente questi linfonodi apicali, quando vengono asportati, raramente sono negativi e raggiungono infatti delle percentuali molto basse di positività. Raramente sono positivi, scusatemi, per la maggior parte sono negativi, per cui la loro asportazione così completa non è giustificata. Qui torniamo un attimo alla questione del verde, e cioè alla necessità, alla proposta che è stata effettuata di eseguire una linfadenectomia ICG guidata, esattamente come appunto il dottor De Giuli ne parlava prima, e appunto ne stavamo discutendo. In questo lavoro che io ho riportato, che è il Green Light, è stata effettivamente eseguita una iniezione di verde di indocianina per via endoscopica 24-48 ore prima per il lesionale, per il tumorale, in modo tale da eseguire un mapping linfonodale e eventualmente recuperare dei linfonodi extraregionali che potevano essere utili nel completare la linfadenectomia. Gli autori hanno effettivamente utilizzato questa tecnica per tutte le resezioni coliche, comprendendo quindi sia il colon destro che il colon sinistro che il retto. Effettivamente hanno concluso con sostenendo una notevole efficacia di questa tecnica nel colon destro. Diversamente invece i linfonodi extraregionali ritrovati o la linfadenectomia modificata per il colon sinistro e per il retto non è stata poi così evidente, anche perché soprattutto nei pazienti radiochemiotrattati con tumore del retto la captazione dei linfonodi, dell'ICG sui linfonodi potrebbe essere anche variabile. L'altro problema legato al livello della legatura della mesenterica inferiore è il rischio di leakage anastomotico, che potrebbe essere correlato, come sappiamo, a un insufficiente apporto vascolare e a una anastomosi che non è tension free. Quello che è quindi importante è che nel momento in cui eseguiamo una legatura vascolare alta sulla mesenterica inferiore, il colon prossimale viene vascolarizzato completamente dall'arteria marginale, dall'arcata di Riolano, proprio per l'interruzione completa della mesenterica inferiore. E questo potrebbe comportare, soprattutto in pazienti con fattori di rischio o in presenza di vasculopatia o di microangiopatia, un insufficiente apporto vascolare e quindi una ischemia e leakage dell'anastomosi. Questo invece potrebbe non succedere nel caso della legatura bassa, dove la preservazione della colica sinistra invece garantisce una più adeguata perfusione colica sulla colon prossimale, che quindi potrebbe garantire un miglior apporto vascolare. Inizialmente, già dagli inizi del 2000, in realtà l'importanza dell'apporto vascolare e della perfusione colica era stata già studiata quando ancora il verde di indocianina non esisteva, con il laser Doppler, per cui questi autori, ad esempio, hanno valutato come clampando l'arteria mesenterica inferiore nei pazienti anziani maschi con disturbi cardiovascolari c'era una netta riduzione dell'afflusso ematico al colon, proprio a dimostrazione che la vasculopatia, la microangiopatia può essere responsabile di una ridotta perfusione. Noi ovviamente ci siamo evoluti, siamo passati al verde di indocianina. Questa è un'immagine un po' di quello che normalmente succede, come un po' funziona. Come potete vedere, si osserva intanto un feedback immediato al chirurgo in cui si vede come il verde evidenzia il colon prossimale e il muncone colico ben vascolarizzato, e può essere cambiata il sito di transezione proprio a seconda della colorazione differente. I primi studi sul verde, sull'utilità del verde di indocianina per l'assessment della perfusione colica dimostrarono, come studi retrospettivi, che erano in realtà associati ad una riduzione del percentuale di leakage anastomotico rispetto ai controlli.
con anche una discreta percentuale di casi in cui il punto di sezione colica veniva modificato secondo la diversa colorazione del verde. Questi risultati non sono però poi stati dimostrati con i randomizzati controllati, quello della Denardi e il Pillar 3, in cui però, per quanto si mantenesse ancora una percentuale più bassa di leakage anastomotico nel gruppo ICG, in realtà questo non aveva raggiunto la significatività statistica. Quando invece in realtà poi si prendono insieme tanti studi, tanti pazienti, 5.500 pazienti, in realtà poi è vero che il potere dello studio si riduce perché non è più un randomizzato controllato, ma è anche vero che poi la numerosità dei pazienti potrebbe fare anche la differenza. Questo è un esempio in cui in questa review di 5.500 pazienti si è raggiunta una significatività statistica nel dimostrare come effettivamente il verde può essere utile e riduce la percentuale di leakage anastomotici rispetto al controllo, e che questa significatività statistica è poi conservata anche nel sottogruppo di pazienti con tumore del retto e con un'anastomosi bassa. L'altro problema legato alla legatura appunto vascolare è la tensione su un'anastomosi. Quindi, come tutti sappiamo, uno dei rischi del leakage è un'anastomosi che tira, che deve essere quindi tension free il più possibile. Quali sono quindi le caratteristiche che rendono, le caratteristiche tecniche con cui noi riusciamo a ridurre la tensione su un'anastomosi? Legare la vena mesenterica inferiore al bordo inferiore del pancreas, e eventualmente la legatura alta consente un allungamento del colon prossimale maggiore rispetto alla legatura bassa, e poi eventualmente associare la mobilizzazione della flessura splenica, che garantisce sicuramente un allungamento del colon prossimale, che poi deve arrivare giù fino in pelvi per l'anastomosi, meglio se associato alla legatura dell'arteria alta, anche se in realtà la mobilizzazione della flessura determina un aumento dei tempi operatori e può determinare anche, può essere una procedura complessa al punto tale da determinare delle lesioni viscerali intraoperatorie pericolose. E questi sono i motivi per cui non tutti ancora la considerano il gold standard e non tutti effettivamente mobilizzano la flessura sempre. L'ultimo punto critico nella legatura è l'aspetto funzionale, e cioè i danni potenziali nervosi che si possono determinare nel momento in cui si esegue una legatura troppo vicina ai plessi nervosi. Queste sono le zone rischio che nella chirurgia pelvica o chirurgia del retto noi ritroviamo come zone a rischio di lesioni nervose che possono causare poi dei danni funzionali geniturinari o defecatori. E come vedete, il punto di legatura dell'arteria mesenterica inferiore è uno dei punti critici, perché è vicino al plesso nervoso ipogastrico e al ganglio mesenterico inferiore. Per cui l'assetto funzionale geniturinario e defecatorio è stato valutato in questa recentissima review, in cui sono stati esaminati tre diversi studi randomizzati, in cui sono state confrontate le legature alte e basse, sia da un punto di vista funzionale, ma anche da un punto di vista del leakage anastomotico e della linfadenectomia. Ed effettivamente sembra che il gruppo della legatura bassa abbia riportato una migliore funzionalità genitourinaria e sessuale maschile, a differenza di quella della legatura alta, senza però avere alcuna variazione sul leakage anastomotico e sulla linfadenectomia, tenendo ovviamente anche conto del stadio del tumore e della sede del tumore differente e dell'impatto che la terapia neoadiuvante può avere nei tumori del retto e nei danni nervosi appunto da radiochemio neoadiuvante. Se quindi sull'aspetto funzionale siamo abbastanza più o meno d'accordo nell'accettare la legatura bassa come un vantaggio rispetto alla legatura alta, questo non esiste, non è stato ancora confermato per quello che riguarda la linfadenectomia e i leakage anastomotici. Per cui, per quanto inizialmente questa review con 6.000 pazienti aveva dimostrato una
valore di leakage superiore nella legatura alta rispetto alla bassa, in realtà poi la review successiva, che ha considerato soltanto i randomizzati controllati, quindi studi con una potenza superiore, non è stata in grado di dimostrare alcuna differenza né nella linfadenectomia e né nel leakage anastomotico per tutti nei due gruppi, per cui fondamentalmente la questione rimane ancora aperta. Cosa portiamo a casa? Portiamo a casa sicuramente il fatto che la legatura alta è associata ad un aumentato numero di linfonodi che vengono recuperati per uno staging N sicuramente più accurato, a fronte invece di un risultato funzionale che è genitourinario, che è garantito più dalla legatura bassa rispetto a quella alta. Non c'è ancora una consenso sull'aspetto e sul rischio del leakage anastomotico e quindi la questione rimane ancora aperta. In che modo le nuove tecnologie possono aiutarci? Noi facciamo chirurgia robotica, per cui ovviamente questo è uno delle nostre, dei nostri cavalli di battaglia. Diciamo che la migliore identificazione dei landmark anatomici può in qualche maniera migliorare l'esecuzione di procedure nerve sparing, quindi migliorando i risultati funzionali, e migliorare la dissezione linfonodale, recuperando quindi eventualmente anche una linfadenectomia dei linfonodi apicali. Inoltre, i movimenti più precisi e più fini potrebbero semplificare o facilitare una procedura come la mobilizzazione della flessura splenica, a volte difficile in pazienti obesi o in campi stretti, favorendo quindi l'allungamento del colon e quindi l'anastomosi tension free, e ovviamente l'uso della fluorescenza, che ad oggi è utilizzato quasi in maniera rutinaria, sia per la valutazione della perfusione colica che per la linfadenectomia ICG guidata. Vi faccio vedere brevemente due video. Questo è il video di una legatura della mesenterica inferiore alta per un tumore del sigma e quindi un paziente che fa un'emicolectomia sinistra robotica. Come vedete crea una finestra nel foglietto peritoneale, si accede al retroperitoneo, si identifica l'arteria mesenterica inferiore e si identificano soprattutto i plessi nervosi e le strutture nervose sottostanti, che con una dissezione molto sottile, molto fine, vengono mantenuti separati nel retroperitoneo, separati dall'arteria mesenterica inferiore, verso il basso e poi verso l'alto, seguendo quindi la mesenterica caudocranialmente fino all'origine, e seguendo quindi la linfadenectomia all'origine, senza mai però arrivare a scoprire completamente la ventizia dell'aorta, perché lì ci sono i nervi. E una volta che viene isolata l'origine, viene appunto sottopassata e poi clippata, sezionata con delle clip. Questa invece è la legatura bassa. Diciamo che noi per scuola nei tumori del retto, tendenzialmente o comunque tumori del retto basso, preferiamo la legatura bassa per una questione appunto di miglioramento della... cioè preferiamo, scusate, la legatura alta anche perché consente un allungamento del colon per far arrivare appunto il colon prossimale fino giù nelle anastomosi molto basse. In questo caso, come vedete, è stata identificata sempre attraverso la stessa finestra peritoneale l'arteria rettale superiore e seguita fino alla sua origine, e si vede appunto la mesenterica inferiore, la biforcazione dell'arteria colica di sinistra che rimane in questo spazio e della rettale che invece viene sezionata. In altri casi, ultimo, quello che
è possibile fare, che a volte proponiamo appunto, è la legatura bassa della, dell'arteria con la linfadenectomia dei linfonodi apicali. Per cui la procedura, il tempo chirurgico è sempre lo stesso, solo che il foglietto peritoneale si apre fino in alto con la, sulla faccia anteriore appunto dell'aorta, fino ad arrivare all'origine della mesenterica inferiore, e si segue la linfadenectomia dei linfonodi apicali, che vengono a questo punto asportati separatamente. Noi non utilizziamo il verde di indocianina per il mapping linfonodale. L'abbiamo utilizzato per la chirurgia gastrica, però come iniezione endoscopica fatta appunto dall'endoscopista e non come iniezione intralesionale intraoperatoria. Grazie a tutti. Grazie Simona, siamo veramente un po' lunghi, quindi do subito la parola a Gianluca Moretto. Gianluigi Moretto, scusa. Non sarei io lo shooter, ma comunque va benissimo. Ah, scusami, ho sbagliato. Io faccio il cattivo qua, se vuoi. No, scusami. Do la parola a Marcello Gasparrini, l'impressione mi ha confuso. Abbiamo fatto un salto e quindi sei rimasto con la presentazione precedente. Ciao a tutti, mi sentite? Sì? Mi sentite? Forte e chiaro. Sì. Ok, perfetto. Grazie a tutti, grazie a Gianluca, complimenti per come sta andando la riunione, sempre con i tempi un pochino stretti, forse ci volevano 10 ore oggi per parlare in maniera approfondita di tutti questi temi super interessanti e in evoluzione continua. Per quanto concerne la presentazione della dottoressa, ok, sì, avendo il tempo di discutere potremmo star qui un'altra ora e mezzo. Allora, indocianina. Indocianina probabilmente è essenziale nel dover decidere se fare una legatura alta o bassa, è essenziale comunque avere a disposizione un sistema indocianina robotico o laparoscopico che sia, ma soprattutto è essenziale partire dall'altezza della neoplasia, perché noi possiamo risparmiare la colica sinistra se siamo in un retto non troppo basso, ma su un retto basso è impossibile. È impossibile a meno di, diciamo, situazioni anatomiche particolarmente favorevoli per quanto concerne il colon, ma un'anastomosi fatta a 5 cm non legando all'origine l'arteria diventerebbe particolarmente complessa. E in questo caso appunto l'indocianina ci aiuta proprio perché ci fa capire in maniera subitanea, immediata, se la sede poi dell'eventuale anastomosi o se in sedi differenti ci sono problemi ischemiche. Per quanto concerne invece il discorso problematiche di erezione, problematiche di continenza, con tutte le problematiche inerenti a un'eventuale denervazione, con la, diciamo, con la robotica lo evitiamo quasi sicuramente, perché con la magnificazione delle immagini si riesce a seguire benissimo tutto il plesso nervoso e la preparazione che si fa in robotica, come ha fatto vedere bene la dottoressa, non è mai come siamo abituati noi in laparoscopia, partendo o dalla vena o dall'arteria all'origine, ma si parte sempre caudo craniale, proprio perché in quel modo riesce ad avere un landmark più preciso e seguirti bene i nervi dal basso verso l'alto fino alla zona dell'arteria, che è poi la zona critica, perché se decidiamo poi di fare una linfadenectomia apicale dobbiamo comunque stare attenti ad aver ben identificati i nervi sotto, perché se no quando arriviamo sull'apice rischiamo che posteriormente verso il lato più laterale dell'aorta rischiamo il plesso sinistro di poterlo andare a ledere durante le manovre di dissezione. Quindi per quanto concerne la legatura dobbiamo partire soprattutto da dov'è la sede del tumore. Quindi un tumore basso sotto i 7-8 centimetri, io penso che non si riesca a fare una legatura bassa. Tumori più alti, giunzione retto sigmoidea, è una cosa proponibile, soprattutto nelle persone più anziane,
perché si è visto che l'età, l'età anziana, la sede bassa del tumore sono i fattori, diciamo, preponderanti per quanto... Marcello, ti si è spento il microfono. Stavi dicendo che negli anziani è proponibile... Io, che negli anziani... Ti si è spento di nuovo, mi sa. Non mi sentite? Adesso sì, di nuovo. Ah, ok, quindi diciamo nelle persone anziane e nelle neoplasie non troppo basse si può concettualmente tentare il risparmio e quindi fare una legatura bassa, ma proprio perché i fattori di rischio sull'anastomosi possono essere legati a fattori, diciamo, strettamente legati al paziente. L'indocianina anche in questo caso ci aiuta, quindi diciamo, il tema della giornata odierna è quanto l'indocianina può consigliarci e indicare una chirurgia regolata. Ti si è di nuovo allontanato, non so se... Mannaggia la miseria, perché sono a Madrid anch'io. C'ho forse problemi di connessione di microfono. Sembra proprio il microfono, ma comunque stavi dicendo che l'indocianina ci aiuta? Ci aiuta ad identificare ed evidenziare eventualmente se, a me è capitato in alcuni casi, dovendo decidere se risparmiare o meno la colica sinistra, di fare una cosa banale, di clampare la colica sinistra e vedere quello che succede con l'indocianina. Perché se clampando la colica sinistra e l'indocianina comunque non mi crea nessun tipo di variazione sull'ariolano e quindi su una vascolarizzazione terminale, a quel punto uno può anche farlo con più tranquillità, fare una legatura alta e basta. Nel caso in cui abbiamo comunque condizioni anatomiche favorevoli, si può comunque sia partire d'amblè sempre di risparmiare la colica sinistra, sempre che sia un retto che lo consente, per far arrivare un'anastomosi soffice e non tesa in pelvi. La flessura, comunque, io sono, diciamo, di come mia scuola, io la flessura la abbattiamo sempre, a meno che non sia un sigma, ma nelle tutte le patologie oncologiche comunque la flessura va abbattuta, tenendo conto comunque che se noi abbattiamo la flessura ma non c'è un dolico sigma, a volte lasciare la colica sinistra quindi inserita, hai comunque il colon che può scendere ma non scende perché ti tira sul meso, insomma fondamentalmente è quello il problema. Ne avete sentito? Sì, assolutamente sì. È condivisibile quello che dici. Non ho capito bene come fai a clampare la sinistra, cioè tu sostanzialmente clampi la sinistra, ma però se non lasci le sinistre... No, clampo, oltre a clampare la mesenterica, allora io mi clampi la mesenterica in toto. Esatto, in maniera tale per vedere se c'è un flusso... No, quello sulla... è chiarissimo, era proprio tecnicamente dove metti il clamp, la metti sulla mesenterica, non sulla sinistra. Sì, no, sulla mesenterica dicendo ho clampato la sinistra, quindi l'ho fatta all'origine. Ok, ok. E faccio un'osservazione, ma alla fine noi, e qui torniamo alla amichevole polemica di prima sulla importanza dell'estensione della linfadenectomia, ma alla fine noi... questa cosa la facciamo perché pensiamo di togliere qualche possibile N più in più, e qual è la percentuale? Perché a me risulta che sia bassissima. È bassissima. Beh, noi questa cosa la facciamo essenzialmente perché altrimenti non arriva. Esatto. Quindi questo è un concetto che deve essere chiaro. Ora, non so se su questo Gianandrea vuole intervenire per supportare anche qui con ragioni oncologiche, ma io credo che la positività dei linfonodi apicali sia effettivamente bassissima e non credo che dia effettivamente risultati diversi di sopravvivenza, o sbaglio? Su questo sono assolutamente d'accordo anch'io. Io devo dire la verità, ormai da diverso tempo, per un motivo funzionale, dopo vi spiego bene perché, non faccio più la legatura alta della mesenterica, ma faccio sempre il risparmio della colica sinistra, però portando via quel pacchettino linfograsso
che c'è attorno alla mesenterica sinistra, mesenterica inferiore, scusate, fino alla codica sinistra, perché tutto sommato è un atto chirurgico, devo dire, veramente semplice. Assolutamente. Insomma, non c'è veramente nulla di particolarmente complesso. E lascio sempre la codica di sinistra, perché lascio tutto il ventaglio del mesocolon discendente integro per un discorso funzionale, per non andare a lesionare quello che è il plesso mielenterico, mutuando quello che è l'atteggiamento delle diverticoliti. Cioè abbiamo iniziato, almeno io personalmente ho iniziato a preservare la colica sinistra nelle diverticoliti, successivamente a preservare l'integrità della vena mesenterica inferiore sempre nelle diverticoliti, proprio per un discorso funzionale, confrontandomi anche con Ambrosetti, che è stato uno tra i primi a evidenziare l'importanza di lasciare i due vasi integri. Sì. A questo punto, Gianandrea, scusami, però nelle diverticoliti, ciao Marcello, nelle diverticoliti tendiamo a preservare anche la mesenterica, quindi la rettale, capito? Quindi comunque, sì, questo devo dire la verità, io non sono un fanatico della Valdoria. Noi abbiamo scritto qualcosina in merito e in quel modo tu hai sicuramente un risparmio funzionale, un miglioramento funzionale, anche se poi hai un rischio di iperafflusso legato alla mesenterica e quindi il rischio di sanguinamento nel postoperatorio in questi pazienti che fanno la scleritizzazione della mesenterica legando solamente le sigmoidei, sicuramente da un punto di vista funzionale stanno meglio, quindi il rischio di tutte le sindrome correlate alla denervazione sono quasi, non dico a zero, ma sono sicuramente molto più basse, però puoi avere un rischio di sanguinamento maggiore legato appunto, come dicevo, all'iperafflusso vascolare legato a una mesenterica che è comunque integra. Sì, io su questo però sono un filo di disaccordo, perché secondo me il risparmio della rettale o mesenterica, chiamiamola come vogliamo, nella malattia diverticolare, secondo me, adesso non vorrei usare la parola forte, cioè è più uno sfizio chirurgico, perché in realtà noi la resezione la dobbiamo portare al retto, quindi noi dobbiamo arrivare sicuramente al retto superiore, il che vuol dire che il retto è tranquillamente, sicuramente vascolarizzato dall'emorroidaria inferiore e dalla rettale inferiore. Quindi il risparmio della mesenterica l'ho fatto veramente qualche volta, ma non, e anche dal punto di vista funzionale, se tu stai nel piano corretto risparmiando rigorosamente la fascia presacrale, tu a quel livello risparmi il plesso ipogastrico inferiore senza nessun tipo di problema. Quello che invece è importante, ma non lo dico io, lo diceva Ambrosetti, che sulla materia insomma ha scritto un sacco di belle cose, era il ventaglio nel mesocolon discendente, proprio perché lì ci sono tutte, passano tutte le innervazioni del plesso mielenterico inferiore per il colon sinistro. E questo, ritornando un po' a quello che è l'oncologia, è quello che io faccio. E devo dire la verità, mobilizzando sempre la fessura sinistra, cosa che in questo io faccio di routine, anche dovendo fare una TME, di solito non c'è problema lasciando la colica di sinistra, perché il colon ruota facendo perno sulla colica di sinistra proprio come un compasso, e riesci tranquillamente a portare giù il viscere veramente al piano degli elevatori senza nessun problema. Laddove ci fossero dei piccoli problemi, si inizia inizialmente a legare la vena e ci si apre ancora quel viscere, il meso discendente, ma è veramente difficile che non arrivi l'arteria, quindi secondo me va sempre legato. Detto questo, e poi mi ritaccio, ero recentemente a un altro convegno, un altro evento molto bello, dove ho presentato un breve film delle mie resezioni diretto con conservazione della sinistra, e mi sono sentito dire: ah no, ma io la taglio sempre, perché tanto dal punto di vista oncologico va sezionata. Non dico nient'altro. Prima di dare la parola a Maurizio, faccio una domanda sempre sull'ICG, perché qui abbiamo visto una tecnica nella quale l'ICG è stato detto non viene utilizzata. Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire sul discorso, si usa l'ICG in questo, per esempio, può aiutare proprio a salvare i nervi? Non so se Maurizio stava intervenendo su questo, io rispondo velocemente, anche noi
onestamente la salviamo sempre, la colica sinistra, e se non la lediamo, se non facciamo una lesione. L'ICG lo utilizziamo per togliere i linfonodi a monte tra l'aorta e l'origine della colica sinistra, non so se serve, anche qui bisognerà accumulare dati e vedere se abbiamo qualche, li mandiamo separatamente, vedremo se ne troveremo qualcuno positivo, mai successo ad oggi, e anche qui il verde è il linfonodo, ciò che non è verde non è linfonodo, quindi in mezzo ci sono i nervi, e quindi io penso che la risposta sia sì, può servire nel risparmiare i linfonodi sul versante sinistro per non andare giù troppo lateralmente all'aorta. Maurizio? No, avevo due commenti rapidi, uno sull'oncologia, per dire che appunto non sono tantissimo in accordo sulla diapositiva che diceva che se uno non fa la legatura alta non fa una linfadenectomia corretta, perché basta fare la linfadenectomia, come ha detto prima Gian Andrea, e infatti molti lavori non vedono nessuna differenza nel numero di linfonodi asportati. Per quanto riguarda invece il riuscire la fattibilità delle anastomosi conservando l'origine della mesenterica e quindi per conservare l'arteria colica sinistra, sono parzialmente d'accordo con Gian Andrea, anche se ci sono dei lavori sui cadaveri che lasciano sempre un po' il tempo che trovano, che dimostrano che ad esempio per fare la colonale, se tu fai la legatura bassa, solo una volta su tre riesci a fare l'anastomosi, e se devi fare una pouch solo una volta su due. In effetti poi nella pratica clinica questo non è tanto vero, sono abbastanza d'accordo con quello che dice Gian Andrea, cioè se fai la mobilizzazione della flessura in genere non hai grandissimi problemi, se le hai inizia a legare la vena, anch'io non ho mai più fatto la legatura alta, credo da 3 o 4 anni. È anche vero però che non è tanto la mobilizzazione che ci aiuta generalmente, perché quello che conta è la distanza tra dove abbiamo legato e dove arriva il meso alla fine del colon. Quella distanza lì non cambia se mobilizziamo il colon sopra, abbiamo tanta ridondanza di colon, ma quel segmento lì ha una lunghezza che rimane sempre quella. Però la legatura dell'arteria colica sinistra all'origine si può fare poi dopo, alla fine non... Sì, è più importante per esempio se lo fai capire dove legare la vena, perché certe volte non arriva per la vena, se tu la leghi troppo bassa a quel punto non scende la flessura lo stesso. Tutti gli studi sui cadaveri sono d'accordo nel dimostrare che il guadagno legando la vena, come seconda legatura, legando la vena è una metà o un terzo rispetto a legare l'arteria colica. Mm-hmm. Però, come ripeto, i lavori sui cadaveri sappiamo bene che hanno un valore limitato. E per concludere, vabbè, faccio un po' di pubblicità al giornale al quale contribuisco, che è Techniques. Se volete approfondire questo, c'è proprio un bellissimo video appena pubblicato, autore cinese, che fa vedere proprio come risparmiare la colica sinistra senza legarla e fare comunque una linfadenectomia che sfido chiunque a dire che non sia assolutamente perfetta. E la seconda cosa che volevo dire è che se parliamo diretto il discorso cambia, perché c'è tutto il discorso del funzionale, ma attenzione, perché lì bisogna vedere anche che cosa facciamo sotto. Davanti del denominio ci sono i peduncoli vascolonervosi e sono quelli che vengono lesi e che danno poi problemi funzionali, più che la vera legatura alta. Quindi una buona parte delle lesioni si provocano lì, e lì di nuovo abbiamo due bellissimi video fatti, uno da Patricia Teiodor, che penso conosciate tutte, e che lo fa vedere con tecnica robotica, a cui risponde Zeng recentissimamente, che fa vedere esattamente la stessa cosa però fatta laparoscopicamente. Sono veramente due bellissimi trattati di anatomia, vi invito ad andarli a vedere. Corriamo al terzo argomento, grazie ai relatori, Schulter e commentatori, e torniamo a Caterina Zoppa, che rappresenta il gruppo Humanitas di Antonino Spinelli, che parla della linfadenectomia nel trasverso e nelle flessure coliche. Buonasera. Buonasera, io appunto sono Caterina Foppa, assistente del professor Spinelli, il quale è anche lui fuori Italia per motivi congressuali. Dunque, per motivi un po' anche di tempo, un po' per non sovrapporci con quello che già è stato detto, abbiamo deciso in particolar modo di focalizzarci sulla linfadenectomia guidata dal verde indocianina nella flessura
splenica, un pochino quella della flessura epatica, diciamo per i tumori della flessura epatica, parlando prima della CME l'abbiamo già un po' accennata. Rispondere a questa domanda è veramente difficile, nel senso che la letteratura è veramente molto, molto scarsa, l'evidenza è molto scarsa su questa tecnica nella, appunto nella flessura splenica e epatica durante la CME, come dicevamo proprio poco prima, poco fa. Quindi la flessura splenica, dicevamo, sono tumori del colon localizzati tra il terzo distale del colon trasverso e il terzo prossimale del colon discendente. E perché è così di interesse la flessura splenica? Sebbene i tumori della flessura splenica siano solo un 2-8% di tutti i tumori del colon che vanno a intervento chirurgico, quindi perché ce ne dobbiamo preoccupare? Perché più avanzato, quindi più coinvolgimento linfonodale, peggiore prognosi. Inoltre anche per motivi un po' anatomici che rendono questo intervento per vari motivi appunto challenging per il chirurgo. L'anatomia vascolare della flessura splenica è una no man's land, perché la flessura prende vascolarizzazione sia dal ramo sinistro della colica media che origina dalla mesenterica superiore, sia dalla colica sinistra che origina dalla arteria mesenterica inferiore. Ci sono poi varie valanti anatomiche come il ramo aberrante del ramo sinistro della colica media che origina direttamente dalla mesenterica superiore o dal tripode celiaco. Tutte queste varianti anatomiche, come sono state qua ben rappresentate da questo lavoro giapponese, si riflettono anche poi ovviamente in varianti anatomiche dal punto di vista della rete vascolare venosa. E questo rende ancora più difficile standardizzare l'intervento nei tumori della flessura, in particolar modo quando dobbiamo applicare i concetti di CME e Central Vascular Ligation. Questo, diciamo, variabilità anatomica dal punto di vista vascolare si riflette anche dal punto di vista della rete linfatica. In questo studio giapponese che include 54 pazienti operati per tumore della flessura splenica, gli autori riportano come che la maggior parte dei linfonodi metastatici erano nella regione pericolica, ma soprattutto sul lato prossimale del tumore. Quest'altro studio invece, che ha la grandissima limitazione che non include tumori della flessura splenica, ma prevede di iniettare del tracciante per poi fare una scintigrafia intraoperatoria a livello della flessura, dice che la maggior parte del drenaggio linfatico avviene sulla colica sinistra. Quindi problema relativamente piccolo, ma big issue, sia non solo da un punto di vista dell'anatomia vascolare, ma anche del deflusso linfatico, quindi la linfadenectomia, l'accuratezza della linfadenectomia e quale approccio chirurgico per ovviamente quello che il nostro obiettivo è quello di garantire una migliore prognosi e sopravvivenza per il paziente. Quindi in questo ambito della valutazione della rete linfonodale, come può entrare, come può giocare, che ruolo può giocare il verde di Indocenio? Allora, questo è un primo studio, un feasibility study di un collega giapponese che include 10 tumori da flessura epatica. E è uno veramente dei pochi che include, per quanto riguarda la flessura epatica, solo tumori della flessura epatica. In genere quando si parla di colon destro sono più che altro, si parla di CME, la linfadenectomia verde guidata durante una CME, appunto per un tumore del colon destro, che prevalentemente, come dicevamo prima, sono molto spesso tumori della flessura epatica, e 10 pazienti con tumori della flessura splenica, tutti clinicamente N0. Il mappaggio linfonodale è avvenuto con successo nel 95% dei casi, con una modifica nell'estensione della CME in 5 pazienti. 4 pazienti avevano linfonodi positivi, tutti nelle aree identificate dal
quindi che si sono, diciamo, evidenziate con la fluorescenza intraoperatoria. Diciamo, questo studio è un po' la pietra miliare, il primo che include solo flessure e soprattutto introduce un concetto molto importante, ovvero non parla di linfonodo sentinella, cosa che ovviamente nel colon non è un concetto non applicabile, ma non parla nemmeno di un mappaggio linfonodale, ma parla del concetto di lymph flow. Quindi il verde potrebbe in qualche modo aiutarci a capire da dov'è il drenaggio linfatico e quindi anche a guidare la nostra resezione per un concetto, diciamo, possiamo definirlo come un personalized management. Un anno dopo, sempre lo stesso gruppo pubblica questo lavoro, 31 pazienti con tumore della fessura splenica, e aggiunge un dato abbastanza importante, ovvero in nessun caso vi era, diciamo, nessun caso presentava drenaggio linfatico sia lungo la colica sinistra che lungo il ramo sinistro della colica media, e quindi gli autori dicono forse non è indicato legare entrambi, ma appunto possiamo anche farci guidare da questa lymph node navigation e quindi farci guidare anche nella resezione. Questo lavoro, sempre di autori giapponesi, stressa un pochino lo stesso concetto. Sono solo 4 pazienti, però vediamo come il drenaggio linfatico ha in qualche modo guidato i chirurghi sul tipo di resezione da eseguire. Sempre lo stesso gruppo che aveva pubblicato quel primo lavoro del 2016 ha pubblicato proprio poco l'anno scorso, nel 2021, questo lavoro con 72 tumori della fessura splenica, tutti preoperatoriamente N0. 13 pazienti avevano metastasi linfonodali e tutti i linfonodi positivi si trovavano in aree dove è stato osservato il drenaggio linfatico. Volontariamente gli autori hanno fatto un po' come diceva prima il professor De Giuli, cioè non hanno inseguito il verde, hanno però valutato come cosa la fluorescenza intraoperatoria li faceva vedere. E aggiungono in realtà un altro punto molto interessante, ovvero sono andati a guardare quei linfonodi, hanno definito come occupied, ovvero quei linfonodi con 100% perdita completa della normale struttura. Questi, come vediamo qua nell'immagine poi anatomopatologica, erano 100% non fluorescenti. 8 linfonodi su 10 sono stati definiti come non occupied, ovvero linfonodi con un 1% più della normale struttura preservata. Questi presentavano una loro fluorescenza nella parte sana, tra virgolette, mentre le zone dove c'erano le metastasi, dove c'era comunque cellule tumorali, risultavano non fluorescenti. Quei 2 linfonodi non fluorescenti erano occupati invece da micrometastasi. Quindi cosa concludono? Che comunque la dissezione linfonodale non dovrebbe essere omessa, anche se il linfonodo non è fluorescente, ovviamente. E quindi pongono un po', io ho messo a word of caution, cioè loro dicono la linfadenectomia solo nelle regioni fluorescenti non è raccomandata. Altra cosa che dicono, e la dico un po' anche per sollevare anche la discussione, è che dicono se probabilmente il verde non arriva al linfonodo metastatico perché i vasi sono ostruiti e quindi potrebbe in qualche modo essere deviato verso altri, seguire un altro pattern di drenaggio linfatico per cui potrebbe in qualche modo fuorviare la dissezione per il chirurgo. Per quanto riguarda, giusto un accenno alla flessura destra, dicevo, specifici solo sulla flessura destra non ce ne sono, ci sono però
numerosi, cioè alcuni lavori, c'è uno recente del professor Spinoglio in cui riporta durante una CME indicata appunto per tumori del colon destro un 34% di casi in cui i linfonodi, diciamo la linfadenectomia è stata estesa perché guidati dal verde di indocianina al di fuori del lymphatic basing, e che poi sono risultati appunto positivi. La challenge principale, appunto, dicevamo prima, l'abbiamo nominato, i tumori alla flessura, è quando andiamo, soprattutto durante una CME, a fare la sezione del mesocolon trasverso, dato che in questa sede il drenaggio linfatico può variare e quindi il verde ci potrebbe aiutare nel decidere il margine di resezione più accurato. Questo è il video del lavoro di uno dei primi lavori, appunto una video vignette in realtà, in cui fanno vedere la feasibility di questa tecnica. L'abbiamo già visto prima in realtà anche con il professor De Giuli. Vi faccio vedere solo i momenti salienti e poi concludo. Perform laparoscopic right hemicolectomy. For the detection of lymph flow, we injected 1 milliliter containing 2.5 milligram of indocyanine green into submucosal layer on the anal side of the tumor and observed lymph flow using the near infrared camera system. I see the lymph flow from hepatic flexural colon cancer. So the lymph flow is visualized intraoperatively. The lymph flow runs along the right branch of the middle colic artery. In addition, lymph flow is observed run along just inside the left branch of the middle colic artery. Therefore, we decide to separate the transverse colon mesentery in the line containing this aberrant lymph flow. The right branch of the middle colic artery is ligated. And also right colic vein is ligated. Lymph node dissection is performed to include this fluorescence lymph node. And to contain this fluorescence lymph flow, the transverse mesocolon was dissected just along the left branch of the middle colic artery. It is possible to separate the mesentery while looking at the fluorescent lymph flow and lymph nodes. When the transverse colon mesentery was dissected by a line containing lymph flow, the secondary branch of the left branch of the middle colic artery was further diverged. So this branch was also ligated and detached. After transection of the transverse colon mesentery, the transverse mesocolon cut off at a line that reliably contains the lymph flow from the tumor. The yellow line is the appropriate separation line of the transverse mesocolon. When transverse mesocolon is dissected with a white line, the lymph flow from the tumor is left behind, resulting in incomplete CME. Intraoperative real-time visualization of the lymph flow using indocyanine green fluorescent imaging during laparoscopic right hemicolectomy may be a helpful technique for determining an appropriate separation line of the transverse colon mesentery. Quindi in conclusione, la
letteratura per quanto riguarda l'utilizzo del verde di indocianina nella linfadenectomia a livello delle flessure è scarsa. Il concetto che deve emergere al momento è quello di non un mappaggio linfonodale, ma di una valutazione del flusso dei vasi linfatici che drenano dal tumore. Questo può anche ci può dare una mano nella dissezione. Al momento non c'è applicabilità nel mappaggio linfonodale, dato che abbiamo visto che comunque linfonodi spesso metastatici non sono fluorescenti. Tuttavia, l'utilizzo del verde indocianina con appunto un tumor target fluorescence imaging, queste nuove tecnologie come l'utilizzo che è stato fatto recentemente ad esempio degli anticorpi monoclonali anti-CEA o nel futuro altre tecnologie, potrebbero forse aumentare l'accuratezza nel dirci quali linfonodi potrebbero essere metastatici. Sicuramente c'è necessità di più dati e, come dicevamo prima, forse anche di più studi anche multicentrici per supportare questi concetti o per chiarire meglio questi concetti. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo noi te, cerchiamo in 10 minuti di esaurire anche questo argomento. Gianluigi Moretto. Allora, come fa? Non è veramente semplice commentare una cosa di questo genere, perché il colon trasverso si estende da una flessura all'altra. E se parliamo di una flessura destra, non stiamo parlando di un colon trasverso al suo terzo medio e non stiamo assolutamente parlando di una flessura colica sinistra. Quindi stiamo parlando di cose, a mio avviso, completamente differenti. Perché la variabilità linfatica, di drenaggio linfatico, è proporzionalmente aumenta da man mano che ci spostiamo dalla porzione mediale del colon trasverso verso le flessure. Devo dire questo, nonostante io sia uno che il verde indocianina non lo usa per l'identificazione linfonodale, quello che mi ha sempre attirato è utilizzarlo proprio sulle flessure. Perché è dove, secondo me, ti trovi maggiormente in difficoltà nell'atteggiamento chirurgico. Per assurdo, se uno va a vedere un po' la letteratura e vede quello che scrivono i cinesi, che sono quelli che sostanzialmente portano sempre il maggior numero di casi, di dati e di sistematicità nei loro studi, suddividendo i linfonodi a seconda delle arcate vascolari, cioè, per dire, un tumore che sia a destra della colica media sembra non interessare mai metastaticamente i linfonodi degli eliocolici, ma interessano più l'arteria, il ramo destro della colica media, piuttosto che una colica destra, ammesso che ci sia. Stessa cosa invece sembrerebbe essere per quello che riguarda i tumori della flessura sinistra. Interessa maggiormente il ramo sinistro della colica media e interessa la colica sinistra, ma non viene a interessare la mesenterica chiaramente inferiore. Quindi dire che, ad esempio, si può estremizzare, arrivare a dire che se uno dovesse basarsi su questo, potrebbe anche pensare, invece che fare su un trasverso prossimale, invece che fare una emicolectomia destra allargata, che penso facciamo tutti quanti quando ci troviamo in questa situazione, si potrebbe arrivare ad estremizzare e dire: ok, se in effetti gli eliocolici non sono interessati dal punto di vista linfonodale, perché non preservare, come fanno alcuni autori cinesi, da quello che ho visto, il colon destro e andare a togliere porzione dell'ascendente, flessura e una porzione del trasverso. E questo può essere traslabile a sinistra, come è stato correttamente detto. Cioè, io sostanzialmente su una flessura a sinistra mi regolo sulla... Non mi senti? Mi sentite? Sì. Ok, no, scusate, non mi sembrava di non avere un ritorno. Su una flessura a sinistra cosa faccio io? Io sostanzialmente vado a identificarmi l'origine della colica della mesenterica inferiore, vado sulla colica sinistra, la leggo all'origine, faccio addirittura una pulizia dell'origine della mesenterica inferiore
e poi vado sulla colica media andando a togliermi il ramo sinistro alla colica media, sapendo che poi devi mobilizzare tutto il colon discendente, mobilizzare tutta la flessura di destra per avvicinare. Cosa ben più complessa secondo me è quando si parla di un tumore del colon trasverso medio che non abbiamo affrontato, non so neanche se ci convenga affrontarlo, dove invece sicuramente la cosa fondamentale da fare è quella di andare a togliere completamente la colica media. Poi altro argomento potrebbe essere quello, in questo caso andiamo sui gastroepiploici, se siamo andati su un colon destro sui gastroepiploici, non so, lascio a voi la risposta, andiamo sugli infrapilorici o sugli infrapancreatici e su una flessura sinistra, andiamo addirittura, visto che sono descritti i drenaggi, perché sappiamo che la vascolarizzazione poi può portare verso l'ilo splenico, verso la mitra, andiamo addirittura a vedere, cioè se ad esempio l'iniezione di ICG ci mostra che ci sono dei linfonodi a livello dell'ilo splenico, andiamo a pulirli? Questa è una domanda a cui non so onestamente darvi risposta, io onestamente non lo faccio. Passo a voi la palla. Concordo in pieno e scusate, ma per una volta voglio dire io la mia, non mi convincerete mai che per il tumore della flessura bisogna portare via un macello, assolutamente no. Io ricordo una diatriba una volta in sala con uno specializzando che leggeva e che mi criticava per fare una resezione di flessura dicendo che non avrei tolto abbastanza linfonodi, alla fine gliene feci trovare 14 occasionalmente indenni soltanto per aver legato la sinistra, aver sganciato tutto il sigma, aver fatto un'anastomosi col trasverso distale. Non credo che meriti fare eroismi, tecnicismi, eccetera, eccetera, in casi di questo tipo. Gianluigi, non so, ma credo veramente che non vorrei su di me che si facessero cose. Diverso il discorso del trasverso, cioè le destra allargate, se devi far fuori la media fra le destra allargata, ma per un fatto anche tecnico, non è soltanto un fatto oncologico, se no non arriva. Ma se tu sganci il sigma, eccetera, eccetera, leghi la sinistra al trasverso distale, arriva e fai un'anastomosi lì. Addirittura io che non mi fido delle mie capacità, faccio quasi sempre una laterolaterale e arriva abbastanza da fare una laterolaterale senza discutere. Non tiro fuori per fare anastomosi a mano perché sennò non arrivo. Io faccio sempre una laterolaterale, anche perché onestamente ammetto che non sono capace di fare anastomosi extracorporee proprio perché, non che non sia capace, non mi fido perché hanno troppe, secondo me, troppe complicanze. Non so, questa è la mia sensazione, devo dire la verità. Vorrei dare anche un altro messaggio, secondo me molto importante, della bellissima relazione. E stressare, visto che questa è la scuola permanente di ICG, è stato detto N più non è fluorescente. Ecco, questo va ribadito, non si può inseguire linfonodi perché anzi si rischia di lasciare proprio quelli positivi, è per questo che non si deve inseguire il linfonodo. Quindi giustissimo quello che fa il nostro presidente di fare comunque i sampling proprio per vedere eccetera eccetera. Ma dove secondo me arriverà la rivoluzione è quando noi inietteremo indocianina che sarà veicolata sugli antigeni. Quella lì sarà la rivoluzione. Allora lì sì che potremo fare linfadenectomie alla demand, se avranno senso, direttamente sui linfonodi che sapremo positivi. Ma ancora non ci siamo. Vi posso dire però che qui a Torino c'è un ragazzo, si chiama Guerrera, un nostro neodottorato, tra l'altro, che fa chirurgia toracica e che ha posto un problema non indifferente, e cioè il fatto che le lesioni piccole nei tumori del polmone non le vedi, non le palpi, e quindi sarebbe l'indocianina la soluzione proprio se antigene-anticorpo ti permette di trovarla all'interno del parenchima polmonare per fare delle wedge, che per loro, per i tumori piccoli, è più che sufficiente dal punto di vista oncologico. Quindi grazie a questa indicazione, che sarebbe una rivoluzione per i toracici, si sta qui accelerando un parecchio sul discorso di veicolare l'indocianina direttamente sulle cellule tumorali in questione. Gianluca voleva intervenire, qualcun altro?
Io sono 100% d'accordo su questo word of caution, e l'abbiamo visto soprattutto nello stomaco, linfonodi chiaramente patologici, non fluorescenti, e quindi questo è vero. È già in commercio quella molecola che si chiama SM101, mi pare, è commercializzata da un laboratorio di Montpellier, e lo studio l'hanno fatto quelli di Amsterdam, come si chiama, il sobborgo lì a nord di Amsterdam, sì, insomma, gli olandesi, costa 1.000 euro, vedo che qualche anno che è in commercio, vedo che non è che abbia preso grande, probabilmente ci sono anche dei passaggi di approvazione da parte dei singoli stati, ecco, quella è già in commercio. Ogni tanto qualcuno tira fuori l'ipotesi che un'architettura proprio vascolare diversa dei linfonodi patologici, e in questo caso anche del cancro, potrebbe spiegare che l'ICG iniettato in un momento giusto venga trattenuto leggermente di più da aree che hanno un'architettura vascolare diversa. E noi abbiamo iniziato uno studio, che c'entra niente con ciò di cui stiamo discutendo, però sulla carcinosi peritoneale da gastrico, su questo, quindi iniezione endovenosa a diversi timing per vedere se la carcinosi non visibile all'occhio umano, capta, trattiene il verde. Abbiamo avuto zero soddisfazioni, ma in quel contesti effettivamente il cancro dello stomaco era un po' più fluorescente con l'iniezione endovenosa, cioè è capitato in pochi casi che lo fosse. E c'è un collega e amico siciliano, che poi interverrà in questa scuola la prossima occasione, che ha provato a farlo nel colon, cioè l'iniezione endovenosa, per vedersi nei linfonodi. In un paio di casi mi hanno dato dei video in cui un pochino, non era però così evidente, un pochino sembrava di vedere qualcosa nei linfonodi. Quindi siamo ancora lontani da quello che dici. Attenzione a non bruciare, questo visto che siamo una scuola, attenzione a non bruciare tecnologie per cattive applicazioni, perché quello che noi oggi stiamo vedendo è appunto che non c'è neanche tanto da discutere sul beneficio che ci dà la fluorescenza per mille ragioni oncologiche, funzionali, perfusione. Attenzione a non estendere l'indicazione, perché poi arriverà qualcuno che ci dirà: guardate che però dopo anni che non abbiamo visto un solo beneficio, solo perché era stato mal indirizzato l'utilizzo di questa, che è chiaramente un'arma in più di cui non si dovrebbe più fare. Io direi solo una piccola cosa, che mi sembra un messaggio da far passare, che sostanzialmente la chirurgia è una chirurgia vascolare, cioè i linfonodi sono lungo i vasi, quindi se segui i vasi porti via i linfonodi, indubbiamente. Ciò che ti può aiutare in più è andare a cercare qualche drenaggio linfatico particolare, e questo ti può spingere ad andare a fare il sampling come fa Gianluca. E questo è l'interessante, secondo me, tutto questo. Non focalizzandosi in maniera estremistica su queste cose, però cercare di capire se questo ci può portare qualcosa in più, cioè se ci permette di andare a identificare in situazioni particolari. Ricordiamoci che delle volte ci troviamo in situazioni tipo il sigma, ok, dove magari ci sono delle diverticoliti, state delle diverticoliti, e quei linfonodi lì come si comporteranno da un punto di vista, cioè devi pensare di andare a togliere ciò che c'è lungo i vasi, a mio avviso. Cioè, i vasi sono quelli che ci... D'altronde, se no, non parleremo di central vascular ligation o altre cose. Cioè, stiamo parlando sempre di vasi. Piuttosto, non so se allora, si dovrebbero rispolverare concetti alla Valdoni di pulire i vasi e cose di questo tipo, ma fare francamente estensioni di resezione colica di un metro per una lesione alla flessura... Personalmente non mi convince, non mi convincerà. Sai cosa ti dà in più? Ti dà solo in più che magari trovi 50 linfonodi inutili. Basta. E allora dici, vabbè, ho trovato 50 linfonodi, ma non sono quelli significativi. Vedremo. E con ciò passiamo all'ultimo argomento. Presidente, direttore, ospite di tutti noi e soprattutto inventore di questa formula bellissima, a te adesso la parola. Facci divertire parlando di sparing the rectum in early cancers, the new trend. Gianluca. Grazie Alberto, grazie cari amici. Mi sentite, mi vedete? Sì, certo. Chiaro. Bene.
Allora, il titolo è questo e l'ho scelto io sostanzialmente. Per cercare di fare dei passi avanti, le disclosure sono pleonastiche in questo contesto, le disclosure finanziarie. E la disclosure, così possiamo chiamarla filosofica, ma Bilallum, che è il nostro mentore nell'Upper GI, è l'estensore delle linee guida europee, e col suo oncologo David Cunningham nell'Upper GI, ogni volta che presenta le linee guida, dice appunto, le linee guida sono la base a cui voi dovete partire per oltrepassare le linee guida stesse. E queste benedette linee guida, ormai non esiste occasione in cui qualcuno in qualche maniera non si trinceri dietro queste linee guida, ma poi c'è la pratica clinica di tutti i giorni, ci sono i pazienti, c'è la loro sofferenza che solo chi li segue in questo ambito, cancro del retto, solo chi li segue davvero conosce. E quindi al paziente poi della linea guida interessa fino a un certo punto. E quindi se noi che dobbiamo, partendo dalle linee guida, diciamo quello è il minimo che dobbiamo offrire, ma proviamo a guardare oltre. Lo vorrei fare con voi con due casi. Questa, due casi reali, uno di questi tra l'altro abbiamo discusso l'anno scorso nel corso di un webinar, e l'altro mi ha fatto chirurgia in diretta proprio all'interno di questa scuola. Allora, questa una giovane donna, bella donna tra l'altro, bella donna, magra, in forma, perfetta, fa la colonoscopia per caso perché lei lavora in un CUP di un ospedale, la mamma aveva prenotato la colonoscopia, la mamma non ha potuto farla, allora ha deciso di farla lei. Trovano una polipo del retto a 3 cm dalla linea pettinata, una LST di 40 mm, programmano l'asportazione endoscopica, l'altra volta mi ricordo c'era Alberto che ha espresso delle riserve sull'asportazione endoscopica, comunque la programmano e la fanno in un altro momento, mucosectomia piecemeal, quindi non ISD ma IMR, piecemeal e non en bloc. E il risultato è un adenoma cancerizzato con un grading G1 e un rapporto tra adenoma e adenocarcinoma 10-1, ma sottomucosa per 1 mm di profondità, 7 mm di larghezza, invasione linfatica vascolare presente, budding non zero e sostanzialmente un R1, cioè la neoplasia coinvolge il margine sede di artefatti. Per cui, diciamo, io qui ho messo clinical, che poi sarebbe un pathological, ma clinical dopo l'endoscopia, T1, va bene, SM, sul 2, ammetto, ho provato a guardare, perché Alberto la volta scorsa mi aveva criticato sull'SM, aveva detto, guarda, no, io ho delle definizioni diverse da SM, 1, 2, 3, ne ho trovate più di una anch'io, diciamo, non è un M comunque, non è forse neanche un SM1, perché è 1 mm, 1000 micron che vanno sotto, per qualcuno tra l'S1 e l'SM1 e l'SM2 il cutoff è 1 mm, e quindi qua non saprei se l'SM1 è lì al limite, però diciamo non è proprio un'infiltrazione proprio iniziale della sottomucosa, va giù bene per 1 mm e poi per una larghezza di 7 mm e comunque è un R, dobbiamo considerare un R1 anche solo per il fatto che è stata una asportazione piecemeal. Facciamo una rettoscopia di controllo, la cicatrice è bruttissima da vedere, stadiamolo bene, facciamo l'ecografia endoanale e dice la dottoressa Fritoli sì, è un po' ipo e c'è un po' di differenza rispetto ad altre zone della stratificazione, però non si identificano sicure alterazioni parietali riferibili a persistenza, si segnala unicamente spessimento parietale esteso per 26 mm di 4 mm. Facciamo la risonanza che sostanzialmente non vede nulla, forse sì, una piccola incisura nella sede dell'asportazione, come linfonodi se ne vedono 3, tutti sotto i 5 mm, anche l'ecografia vede dei linfonodi, sono rotondi, ma sono sotto 5 mm, viviamo nel dubbio, perché se noi smontiamo, se noi non facciamo nulla, cavoli, è un R1, aveva il budding, aveva l'infiltrazione microscopica, era un sottomucoso, la probabilità che ci sia malattia nel mesoretto, cosa possiamo stimare? Diciamo 15%, allora non far nulla, abbiamo il 15% di possibilità che non curiamo questa donna che deve guarire a tutti i costi. La smontiamo, che sia una RAR, che sia una TATMA, che sia una MILES, abbiamo l'85% di probabilità che lo facciamo per niente.
E qui il dubbio amletico, perché va bene la linea guida, ma abbiamo una donna, una bella donna, che per caso si ritrova con l'ipotesi di passare tutto il resto della sua vita col discomfort della LARS e vabbè, periodo dell'astomia, va bene, però nell'85% dei casi, possiamo stimare, o 80% dei casi, assolutamente per nulla. E le linee guida cosa ci dicono? Ma fortunatamente un po' di spazio lo lasciano in questo che non è il vero early, che sarebbe l'SM1, ma l'early, linee guida ESMO 2016, dicono per i pazienti fragili ad alto rischio o quelli che loro, una volta che gli abbiamo spiegato, dicono no, io non voglio vivere male, ci sono altre possibilità, si può convincere il radioterapista, ma non è facile a trattare un paziente come questa che probabilmente non ha più tumore, fare una local excision, oppure watch and wait. Le nostre linee guida IOM italiane più recenti 2020, anche qui non è un T1SM1, ma lo mettiamo qua perché alcuni fattori di rischio ci sono, dice no, dovete andare a TME e non si discute, ma al quesito specifico può essere considerata come opzione nel T1N0 e non mette l'SM, l'escissione locale? Sì, può essere considerata se la stadiate bene, quindi fate l'eco endo, fate la risonanza, fatela con dei radiologi che sappiano quello che fanno. Qual è il limite, qual è il problema? Voi chirurghi potrete dirci esattamente lì cosa c'è nello spessore del retto, non potrete dirci mai niente dei linfonodi locoregionali. Allora, qual è l'idea che nasce con la fluorescenza? No, forse qualche cosa possiamo dirglielo su quei linfonodi, perché poi i linfonodi del mesoretto, se poi è radiotrattato, non parliamo neanche nel non radiotrattato, non sono 50, non sono 60, sono 3, 4, 5. Noi possiamo, impegnandoci, cercare di toglierli tutti, eventualmente anche con la guida del radiologo in sala operatoria, cioè un investimento questo che davvero cambia la vita di questi pazienti. Allora, il giorno prima marchiamo, facciamo la retroscopia e in retroscopia iniettiamo il verde di indocianina. Scusate che qui devo mettere il puntatore normale, ecco qui. La lesione è bassa perché si vede un pochino là in fondo, aumentando un po' il verde, ecco, forse qua in fondo si vede qualcosina, è talmente bassa che sono visualizzati i linfonodi laterali della pelvi, oltre che quelli del mesoretto sono visualizzati anche i linfonodi laterali, poi dopo vabbè partiamo dall'alto, il linfonodo si vede veramente bene, non c'è nessun dubbio che la cosa è fattibile, per amor del cielo. Allora, apriamo decisamente la riflessione peritoneale, questo è il vero problema, che dobbiamo decidere se accettare oppure no, e poi scaviamo dentro, ci vuole pazienza, non è proprio un intervento di 10 minuti, bisogna mettersi lì, e di solito apriamo anche il device, non apriamo non facciamo solo con la bipolare, e di solito mettiamo un altro trocar per tirare indietro il sigma, e però con la pazienza li troviamo e li togliamo, in questo caso anche quelli laterali, più per scrupolo, voglio dire, perché si vedevano bene che per altro, e apriamo anche il versante sinistro, non solo il versante destro, anche qui andiamo giù a cercarli finché non li troviamo, quelli che venivano segnalati dalla risonanza, andiamo proprio a cercarli senza demordere, poi chiudiamo, ovviamente chiudiamo sia da un lato che dall'altro e poi dreniamo, perché comunque andando poi dall'ano e poi passiamo da sotto e qui ci sono varie possibilità, Alberto, quello che ha insegnato tutti a usare il teo, fare l'uno, l'altro, insomma dopo le tecniche sono molteplici. E ovviamente la zona proprio tumorale, soprattutto fatto radioterapia, prende meno il verde di quello che prendono le altre. Poi questa chirurgia è una chirurgia che in realtà non è particolarmente difficile, ci vuole un po' di zen perché sei effettivamente molto stretto, però poi si solleva sempre molto bene e si riesce praticamente sempre anche nei radiotrattati a fare un'escissione che arriva proprio fino al grasso, e attraverso l'escissione si riesce anche a vedere ancora del verde sotto, e nell'ipotesi che siano dei linfonodi che stanno proprio messi lì sotto all'asportazione, togliamo anche quelli. Chiudere o non chiudere è una questione un po'... Penso che se si può chiudere sia meglio, ma probabilmente, come insegna Riccardo Nascimbeni, se li controllassimo tutti sarebbero tutti aperti. Sono pazienti che poi non sembrano quasi neanche operati. E questa donna ci ha chiesto se poteva andare al mare, è andata al mare circa una settimana dopo. Arriva l'istologico ed è
un T0, non c'era più tumore, non c'era tumore, qua stiamo in risposta completa, ma in realtà non c'era tumore, N0, in questo caso 12 linfonodi, forse anche troppi, forse ce n'è anche qualcuno alto che quindi conta relativamente poco, però insomma tutti i linfonodi tolti sono negativi. Possiamo definirla R0? Non lo so, bisogna essere un pochino puristi. Dobbiamo tenerla sotto controllo. Certamente, cosa ci scrive lei dal mare quando le diciamo guarda, per ora non ti operiamo, non te la facciamo la RAR o la MAIS perché davvero è venuto tutto negativo, e dice bene, bene, la vita è bella al mare senza astomia e senza la LARS. Molto più complesso l'altro caso, perché sempre donna giovane, anzi ancora più giovane, ottime condizioni, questa ha una lesione brutta, brutta, perché è una lesione di 4 cm che arriva sulla linea pettinata, una lesione avanzata, ben stadiata sempre T3A o T3B, cioè un grosso ispessimento, e forse qui così esce, per cui più T3B che T3A, col dubbio anche di un'invasione vascolare. La risonanza in realtà vede bene qui la zona in cui esce, dice sì sì, è proprio un 3B, eccolo qua, è proprio un 3B, e non c'è invece invasione vascolare, restringe restringe in maniera significativa, per cui è una lesione ben vascolarizzata, è purtroppo molto molto bassa, c'è poco da fare, arriva proprio sulla linea dentata, e insomma è una lesione che va trattata alla fine con la MAIS, dopo possiamo anche fare una coloano che più o meno vivrà peggio che con la MAIS. I linfonodi lì non sono drammatici, ne ha 6, ne contiamo 6, 4 mm, quindi non proprio chiaramente patologici, però insomma dobbiamo dire che questo è un T3A, T3B, NX. Nessun dubbio che vada a chemioradioterapia, anzi, questa va a chemioradio normale, e poi siccome cerchiamo di operarli il più distante possibile alla fine della radioterapia, facciamo anche la chemioterapia con quella strategia che possiamo anche definire totally neoadjuvant, senza entrare poi nel dettaglio delle varie strategie, però lei fa i suoi 45 gray più il boost arriva a 50, e nell'attesa, quindi questi li fa nel 20, sì, cioè tra la fine del 20 e inizio del 21, e tra la dopo la fine della radiochemio il 23 gennaio, il 9 di febbraio inizia la sua chemioterapia sistemica con l'aggiunta poi solo dell'oxaliplatino, che finisce ad aprile, quindi siamo a 12 settimane dalla fine della radioterapia. La ristadiamo in endoscopia, ottima risposta, ottima, ma non è strano, ormai è quasi standard vedere che resta praticamente solo una cicatrice. L'ATAC dice che non è diventata metastatica, l'ecoendo e la risonanza dicono che da T3B è diventata T0 o T1. L'ispessimento si vede ancora, ma secondo i radiologi è un ispessimento fibroso. Adesso non ho qui la dottoressa Fritoli, che era qui prima, ma per spiegarmelo, però dice il referto qui diceva c'è un ispessimento, ma lo definirei fibroso, e in risonanza mi ha spiegato che queste sono feci e questo nero qui fuori per lei è fibrosi. Quindi da un T0, T1, dice, non so se lì c'è cancro ancora oppure no. E la restrizione del segnale è nettamente minore, quindi comunque è un'area veramente poco, poco, poco cellulata. E la lesione che era qui è diventata una cosa di questo tipo. Allora, i linfonodi, scusate, mesorettali da 6 sono 4 e sono di 3 mm, neanche più di 4 mm, di 3 mm. Saranno linfonodi positivi, ovviamente può essere, ma non abbiamo la certezza. Allora, cosa facciamo a questa donna? Wait and see, direi proprio di no, perché comunque insomma era un T3B, era grosso, wait and see, ancora peggio rispetto alla paziente precedente. Chirurgia da linea guida sì, però chirurgia, chiaro che la vita di questa ragazza, ancora molto attiva da tutti i punti di vista, sportivo, sociale, sessuale, familiare, non sarà più la stessa. Che le facciamo la MAIS o che le facciamo la coloano, la sua vita non sarà più la stessa. Cosa ci dicono le linee guida in questo? Ma le IOM dicono, nei pazienti con carcinoma del retto localmente avanzato, con risposta clinica maggiore, quindi neanche completa, maggiore, la local excision può essere considerata, sì, ha il vantaggio di darci un riscontro patologico sicuro, ovviamente, l'ideale sarebbe all'interno dei trials, ecco, non farle così in maniera spot. Noi abbiamo fatto provare un trial al consiglio di dipartimento, quindi non ancora esattamente al comitato etico, perché non è facile farlo capire al comitato etico, e poi
anche in questo caso abbiamo proposto, vedete, la rettoscopia, che sì, certo, si vede la cicatrice, però la risonanza ci dice che non è una cicatrice fortemente attiva. Iniettiamo, e qui adesso vado rapido perché tanto non c'è niente di diverso da quello che abbiamo visto prima. Facciamo sostanzialmente le stesse cose, quindi andiamo a cercare proprio i linfonodi. In questo caso con l'ecoendo durante l'intervento, che ci faceva vedere dove erano, perché in questo caso noi volevamo essere assolutamente certi di averli tolti tutti. Qua non si poteva ovviamente avere il dubbio di non essere stati completamente radicali. Arriva l'esame, no, radicali è una parola sbagliata, di non aver tolto tutti gli linfonodi che vedeva la risonanza, e poi la prima risonanza ne vedeva quattro. Arriva l'esame istologico e sostanzialmente i linfonodi 7 ne contano negativi, quindi 7 comunque non sono 12, quindi non possiamo dire N0, forse comunque un NX, possiamo dire che quelli lì sono negativi. Invece tumore ce n'è ancora. Ci sono tessuto tumorale nel contesto di abbondante reazione stromale sclerocicatriziale, anche nella muscolare propria di quel pezzo grosso tolto, un grado 3, quindi un G3 scarsamente differenziato, sia conclusione YPT2N0, ma noi insomma dobbiamo capire bene che peso dare a questa cosa. Per cui a questa donna che era partita così, è diventata cos'ha, e alla fine noi quello che c'era ragionevolmente l'abbiamo tolto tutto, e dobbiamo dire, guarda, se vuoi, la cosa giusta da fare è toglierti il mesoretto. Quello chiaro che ti cambia la vita. Che probabilità ti diamo che togliendoti adesso il mesoretto e rovinandoti la vita troviamo delle cellule tumorali in questo mesoretto in cui abbiamo tolto 7 linfonodi negativi, in cui abbiamo tolto un pezzo che aveva tutti i margini negativi, sia profondo sia laterale? Io onestamente penso più del 90% probabile che questo nuovo intervento che adesso possiamo fare dopo aver fatto questo intervento stadiativo sia del tutto negativo dal punto di vista istologico, 90 ma forse anche 95% di probabilità, e quindi lo scriviamo nero su bianco: l'intervento eseguito, come già chiaramente esplicitato, deve intendersi come ultimo gesto stadiativo di un percorso diagnostico che si era prolungato, esula dalle linee guida internazionali, benché l'escissione a tutto spessore venga annoverata tra i possibili in via di accertamento prospettico. L'aggiunta all'escissione locale del sampling linfonodale, in questo caso anche equidato, dà un po' di solidità al dato istologico definitivo. Qui la parola radicalità è sbagliata, di affidabilità della stadiazione. Direi di affidabilità. Guardi, signora, lei aveva dopo la chemioradioterapia, un T2N0. Ecco, non lo so, dovremmo scoprirlo nel tempo. Quello che sappiamo di questa donna, che operata allora, abbiamo detto, a maggio, a ottobre era negativa e al controllo di pochi giorni fa era negativa, quindi abbiamo 15 mesi di follow-up negativo. Per cui la mia conclusione è: questa tecnica, da un punto di vista solo tecnico, è fattibile e è efficace. I casi devono essere super, super selezionati. Il consenso deve essere scritto da un avvocato, sostanzialmente, e non si deve derogare al follow-up. Se decidono, dopo questa stadiazione super avanzata, di correre il rischio di non aver avuto lo standard di cura oncologica, devono però essere sicuri che almeno per i primi 2 anni, per ogni 4 mesi, devono fare gli esami, perché non possiamo rinunciare alla rescue, cioè se dovesse succedere dobbiamo essere pronti a offrire una rescue. A fronte di questo, perché no? Perché no? Sono pazienti, e ormai non sono pochi, perché sarà 20-30% di quello che una diagnosi iniziale di un tumore iniziale, o perché hanno tolto il polipo o perché l'hanno trovato presto, e poi tutti quelli avanzati che poi rispondono bene alla neoadiuvante, e sono veramente tanti. Allora, guardando indietro in questi anni, quanti ne abbiamo fatto noi? Allora, del gruppo di quelli che non avevano fatto chemioradioterapia, ne abbiamo fatti 2 scoperti precocemente e abbiamo follow-up di 26 e 21 mesi. 4 che avevano fatto delle polipectomie, quindi avevamo un clinical dopo la resezione endoscopica, con delle positività che ci hanno portato a fare questo intervento, o delle altre ragioni per cui abbiamo deciso di non andare a chirurgia demolitiva completa, ma di andare a questo intervento. Questi 6, con un follow-up 26, 21, 19, 4, 22, 9 mesi, non hanno avuto recidiva di malattia. E continuiamo a osservarli tra 2-3 anni, potremmo forse dire qualcosa di più. Ne abbiamo però 12 che erano avanzati, quindi T3,
T2, T3A, T3C, T3A, T2, T3B anteriore, che per una serie di ragioni, ognuno aveva le sue, non sono andati a Miles o a RAR. C'era quello anziano, dove ce n'è uno di 88 anni, due che hanno giovani che hanno scelto loro informati, hanno deciso no, io sacchetto non lo voglio, quantomeno non voglio la disabilità a vita, gente con comorbilità pesante, obesità, età o più. E questi avevano... Ok. Di questi 12, 3 sono andati male, nel senso che non possiamo dire oggi che sono disease free, ma analizziamoli questi 3. Il primo, abbiamo fatto noi chirurgia R1, era un 81enne grosso, la lesione era anteriore, avremmo dovuto pronarlo, l'anestesista non aveva voluto, anche noi forse non abbiamo spinto più di tanto per pronarlo, era un R1, per cui a distanza di un anno ha avuto la recidiva locale e abbiamo fatto la MAIS. Quindi abbiamo fatto esattamente l'intervento che avremmo fatto un anno prima e sta bene. Quindi l'abbiamo lasciato senza sacchetto per un anno, poi abbiamo fatto la rescue e abbiamo fatto la MAIS un anno dopo. Un'altra signora di quasi 90 anni aveva un R1 locale e gli abbiamo fatto altre due volte un'escissione locale, perché sempre lei insiste, ben informata, dice no, io non voglio il sacchetto, e ad oggi, a 24 mesi dall'inizio, è libera da malattia. Il terzo ha sviluppato metastasi sistemiche linfonodi mediastinici, era un carcinoma signet ring cell del retto, adeno signet ring cell del retto, e i radiologi dicono, vabbè, riguardando i linfonodi c'erano già all'inizio. Per cui in realtà questi tre che non hanno completato il percorso nella maniera ideale, a questi tre noi con questa strategia non abbiamo tolto chance, come dicono i medici legali, non abbiamo rovinato un percorso che avrebbe potuto essere migliore. Agli altri, ad oggi, abbiamo regalato una vita un pochino migliore. E presto, ma ci sono dei follow-up, qualcuno anche... 24, 21 mesi, ancora, aspettiamo ancora un paio d'anni, continuiamo a raccogliere casi veramente sezionati, informandoli moltissimo e massacrando i nostri radiologi col follow-up davvero, perché psicologicamente la rescue deve essere sempre possibile, però io credo che sia una strada questa, che in questi pazienti che hanno una elevata probabilità che se li demoliamo non troviamo tumore nel pezzo, questo è il problema, penso che sia una strada che possiamo percorrere, sempre tenendo in mente ovviamente che dobbiamo far andare anche la testa e non solo le mani. Grazie, spero di non essermi dilungato. Grazie Alberto, grazie. No, grazie a te Gianluca, e diamo subito la parola a Marco, che vedo collegato. Ciao Marco, dottor Marco Catarci, a te, shooter di questa bellissima presentazione. Ciao Alberto, grazie per l'invito, grazie Gianluca e grazie soprattutto per questo argomento particolarmente to date, direi. Scusate, mi sto un po' moscio, mi hanno operato ieri, mi hanno inchiodato il malleolo sinistro. Sono scivolato in moto lunedì, ho una placca e 8 viti, non sto proprio al top, però non potevo mancare. Allora, bellissimo argomento, perché purtroppo pratica clinica quotidiana di tutti. Adesso, prima che Alberto faccia una filippica contro gli endoscopisti che si divertono appena a ridosso della linea pettinata e fino all'ampolla rettale a fare EMR in luogo di SD, mettendo poi il paziente, noi chirurghi, oncologi e radioterapisti, a scervellarci nel tumor board per come uscirne fuori, questo è un problema che è qui da 20-30 anni e che rimarrà qui. Quindi assolutamente questo tipo di approccio è estremamente interessante in tutti i casi dubbi. Io ho un paio di mucinosi T1, uno è un avvocato mio coetaneo che ormai ha 10 anni di follow-up, però sono pazienti che a un certo punto ti sposi e ogni 2-3 mesi li vedi, gli metti un dito nel sedere, gli fai una risonanza e pendono completamente, praticamente li sposi come se fosse tuo marito o tua moglie e pendono da quello che dici, perché quello che dici è una sentenza, nel timore sempre di perdere gli sfinteri. Diverso è la seconda proposta riguardo al trattamento dopo neoadiuvante, e anche qui direi che è estremamente interessante. Sapete che da poco IOM ha approvato la TNT, almeno alcune forme, alcuni protocolli, il che significa che avremo un'ondata e un aumento di risposte cliniche complete. Sapete che il TNT porta le risposte cliniche complete dal 15-20% fino al 40% dei casi e aumenta il numero di pazienti. In questi pazienti sicuramente il wait and see è un'alternativa molto pericolosa, sapete che ha una percentuale di relapse di un caso su 3 a 2-3 anni, quindi diciamo
è un rischio abbastanza importante per il paziente, e non sempre quando arrivi alla diagnosi di recidiva il paziente è riportabile alla terapia che avresti fatto da me, però sicuramente è un problema che dobbiamo affrontare. Ora, secondo me, l'unica critica che ti posso fare, Gianluca, che non è, sai bene che ti stimo moltissimo e ti voglio bene, però il mio ruolo qui è di essere in qualche modo shooter, cioè critico, è che significato ha asportare i linfonodi in luogo del tessuto linfoadiposo? Nel senso, quanta possibilità c'è che con i linfonodi negativi ci possa essere un residuo di malattia, depositi tumorali nell'ambito dei linfatici che tu non porti via? E proprio perché sappiamo che i linfonodi fluorescenti più difficilmente o diciamo meno frequentemente sono metastatici e tu te li vai a portare via sulla base di una fluorescenza, potresti lasciare indietro qualcosa di metastatico. Questo è l'unico dubbio fondamentale amletico che ho. Per il resto la tecnica è assolutamente ineccepibile, tanto l'approccio transanale quanto l'approccio laparoscopico con l'apertura dei due lati del mesoretto e per andare da destra a sinistra a togliere, cioè, assolutamente d'accordo. Io non ti so rispondere davvero, e la domanda che io vorrei da te, la risposta che vorrei da te, da Alberto, dagli esperti, perché davvero il pensiero del dire sì, i linfonodi sono negativi e poi invece c'era tumore fuori dai linfonodi oppure non abbiamo tolto proprio. E sono molto interessato al fatto che il radiologo mi dica che sono sicuro di averli tolti tutti e che non vado via finché il radiologo, perché a volte ci mettiamo anche un'ora e mezza, due il tempo endo-addominale, non è proprio una cosa brevissima, perché se non si trovano stai lì, guardi, vai, e lei, la radiologa, con la sua ecografia non se ne va finché, però è una domanda a cui io non so rispondere. Io vorrei sentire Alberto cosa ne pensa. Io ero stato zitto apposta, tu mi provochi. No, intanto non farò nessun concione, ti dico subito che avrei fatto quasi la stessa. Però ti dico, adesso di nuovo tu mi hai scelto come avvocato del diavolo, evidentemente ho una fama di rotti scatole perfetto per fare da moderatore in queste situazioni. E io ti dico, l'oncologo che vede te aprire la fascia del mesoretto per cercare linfonodi ti impallina. Perché se quei linfonodi fossero mai positivi, tu hai disseminato potenzialmente, cioè. Su questo loro sono i padroni di casa, io mi attengo e ti dico, ma perché non li hai cercati tutti per via transanale? Effettivamente, facendo TAMIS, ho visto che hai fatto veramente l'escisione della cicatrice, basta, avresti dovuto fare un'escisione più ampia, inutile dal punto di vista del controllo locale del primitivo, però obiettivamente guarda che penso che con le nuove fluorescenze, noi non l'abbiamo più fatto perché abbiamo la rubina da poco, ma penso che con le nuove fluorescenze, quello che feci il 2013 per metterci la bandiera sopra e dire questa idea l'ho avuto io, oggi si possa fare in maniera molto più concreta ed efficace la ricerca di linfonodi. Ricordo che c'è un articolo orientale molto ben fatto, che ora noi partiamo per rifare, abbiamo un dottorando che sta lavorando su questo, che è proprio quello di capire dove il possibile linfonodo sentinella sarebbe. E lo facciamo prendendo le TME, ne facciamo un certo numero qui grazie al professor Morino, e andiamo a cercare i linfonodi sentinella sui pezzi, quindi cerchiamo di capire rispetto al tumore iniziale dove sono i linfonodi. E spero che non mi rubiate l'idea, ma lo facciamo anche sulle risonanze, che è ancora più indicativo secondo me, perché lì è veramente l'anatomia, meglio ancora che sul pezzo anatomico, potrebbe essere distorto da... Una volta provato quello, si può capire se la strada più giusta è transaddominale oppure transanale. Io mi ci gioco parecchio che la transanale ci darà delle soddisfazioni da questo punto di vista. Questa è la prima cosa che ti dico. La seconda che ti dico è che tu non potevi fare niente di diverso. Una lesione R1 tolta piecemeal, ma anzi, ancora grazie che hai fatto una TAMIS e non direttamente una TME. Questo che l'endoscopista non capisce, qui mi taccio perché evidentemente si sa già cosa ne penso. E per loro è sempre l'unico caso che per noi sono una miriade di casi che
con tutto il rispetto per la dottoressa Frittoli, i tuoi risonanzologi, eccetera, eccetera, avevo già raccontato la volta scorsa la figuraccia che feci con la collega di Gianni, non la ripeterò, me l'ho andata a rivedere nel vecchio. Però se tu hai una cicatrice, non lo puoi più ristadiare con l'immagine, lo puoi soltanto portare via. Non, per quanto la Frittoli sia il massimo, tu gli hai chiesto una cosa che la sua tecnologia non le permette di fare. Quindi, quando anche ti avesse detto per me è un T2, ma tu ti metti a fare una TME in quella donna lì per quello? No, le fai una TEM e poi semmai le fai la TME sulla base dell'istologico che ti dice che è effettivamente un T2, eccetera, eccetera. Io penso, perché purtroppo i limiti tecnologici non dell'operatore, in quel caso lì, sono pazzeschi, non è colpa sua. Dell'N+, capta sì o no, abbiamo già parlato, questa sarebbe l'obiezione a quello che avevo proposto, cioè rischi, se tu vai a cercare linfonodi così, di prendere quelli che sono francamente negativi o comunque parzialmente negativi. Ecco, te la giochi sul fatto che i linfonodi non sono sempre tutti presi. Di Gianluca, interrompi. No, cioè, nel senso, se c'è un dubbio RM di linfonodo positivo, non si discute. Cioè, voglio dire, quei linfonodi anche nello stomaco che non captano il verde perché sono metastatici, sono proprio delle palle grosse, chiaramente metastatiche. Se ci fosse una cosa di questo tipo il mesoretto, a nessuno salta in testa di togliere il linfonodo. Però quindi a beneficio degli studenti, tu hai fatto una giustissima osservazione. A un certo punto hai detto: la mia resezione è R0, parlo sempre del caso 1. È un R0 a questo punto? Sì, certo che è un R0. Ti dirò di più, che va spiegato che l'istologico definitivo di questo paziente, perché questo è quello che l'endoscopista non capisce, ma lo dico, ripeto, per i più giovani che ci stanno ascoltando. Questo paziente qua non è un T0, è un T non si sa cosa, perché è la somma dei due istologici, l'istologico di questo paziente. Quindi sì, è un R0, ma è un TX, non sappiamo esattamente che. Poi sull'SM1 e SM2 lì eravamo veramente al limite. Io l'avrei considerato SM1, cioè nonostante per il fatto quello che hai fatto tu, a parte l'esplorazione transaddominale. E sul secondo caso invece non ho veramente obiezioni di nessun tipo, se non ricordarti che è vero che le linee, intanto spiegare a tutti che hai fatto una radioterapia che ti è assolutamente concessa anche al di fuori da uno studio randomizzato, perché tu sei sulla linea pettinea e i T2 della linea pettinea sono comunque un'indicazione alla radio. Poi si può discutere TNT, eccetera, eccetera, però non è che siccome questo era verosimilmente un N0 pre allo staging non eri autorizzato a farla, la radio. La potevi fare perché era comunque almeno un T2 sulla linea pettinea. E poi io anche qui avrei fatto assolutamente la stessa cosa. Io condivido che fare... wait and see è una cosa pericolosissima. Dico sempre che a noi sono recidivati tutti, magari a 3 anni e mezzo, però sono veramente recidivati tutti. Credo che quello che conta qui non è tanto le linee guida, quanto il bellissimo studio, non a caso, del gruppo di Bordeaux, il GRECAR 2, che dice che di fatto ripete quello che avevamo già fatto noi come PARTLE, studio PARTLE, ma era retrospettivo, mettendo insieme tanti studi, e cioè che se hai una buona risposta, cioè un dimezzamento della dimensione delle dimensioni del tumore, una destadiazione, eccetera, cioè sei autorizzato un'escissione locale, e a quel punto la sopravvivenza è la stessa sia che tu faccia solo escissione locale sia che tu faccia l'intervento radicale. Attenzione, perché quando l'istologico non dimostra una riduzione del 50% delle dimensioni, della stadiazione, eccetera, eccetera, quei pazienti lì in un terzo dei casi sono andati comunque a TME, anche se avevano fatto la TEM intermedia, e quindi la sopravvivenza tiene conto del fatto che questi hanno fatto poi di fatto una TME, anche se erano nel gruppo TEM. Tu spieghi questo al paziente e cosa succede? Che se poi lo provi a pubblicare su Lancet ti fanno correggere e ti dicono non è vero che sono equivalenti perché un terzo, se andate a leggere l'articolo primo del GRECAR 2, dice
sono equivalenti perché un terzo di fatto hanno fatto la radicale. E vabbè, chi se ne frega, due terzi non l'hanno fatta. È più che sufficiente per provarci, secondo me. Quindi complimenti per come hai gestito anche questo caso e invito tutti a seguire. Andiamo avanti a raccogliere casi prima di sbilanciarci. Qualcun altro vuole fare osservazioni? Vedo che il nostro tempo si sia esaurito, sì. Però erano quattro argomenti veramente interessanti. No, ma anche quest'ultimo, davvero hai fatto una dimostrazione splendida anche da un punto di vista tecnico. E perfetta gestione di un problema che ha ragionissimo Marco, è lì da 20 anni, da 30 anni e ci resterà, anzi secondo me incrementerà, perché le tecniche endoscopiche ovviamente, cioè non so voi, ma se io guardo la nostra curva, le lesioni transanali nella nostra casistica sono pressoché dimezzate negli ultimi 2-3 anni, perché non li vediamo più questi pazienti. Quindi se ne vedono sempre meno, si vedono solo i casini, quelli di cui ci hai magistralmente parlato tu. Oppure le risposte alla TNT, ai vari tipi di TNT. Secondo me, infatti, perché qualcuno dice, vabbè, ma quindi non la faremo più. No, perché secondo me aumenteranno, cioè si sposterà l'indicazione per fare queste cose e nel pacchetto di un colorettale queste cose non possono non esserci, perché si shifterà, si perderanno le lesioni francamente benigne che abbiamo fatto un po' over treatment, se vogliamo, e si faranno sempre di più invece cose. Lascio a te le conclusioni. Bene, io vi ringrazio infinitamente tutti, grandi amici e grandi esperti.